Allora, detto, fatta questa premessa, il concetto di fondo che mi preme sottolineare è questo: che cosa è successo a Colimoro? Lo sappiamo in Caposcuola, ma anche in Basilica, a Scanzano e intorno. È successa questa anomalia per cui i valori di etilo metani, ormai tutti sappiamo, siamo diventati chimici e biologi, tutti sappiamo che cosa sono i etilo metani, almeno in larga, come dire, così, in via generale. Questi valori sono andati oltre i limiti previsti dalla legge. La durata di questo scolamento è stata di una settimana, e una settimana da noi, di fatto, siamo rimasti senza acqua potabile. Ora, diciamo che le spiegazioni che ci hanno dato le istituzioni, e poi fino a un certo punto l'acquedotto e le altre fino a un certo punto erano i soggetti deputati per le spiegazioni, ma io perché mi hanno parlato, dico, la regione Basilicata o lei, l'indipendente che gestisce la diga del Pertusillo, l'acquedotto pugliese, poi diciamo che fino adesso le spiegazioni ufficiali che ci sono state date sono state queste: un eccesso di cloro che serve come disinfettante per l'acqua affinché venga potabilizzata, un eccesso di cloro ha causato la presenza di questi trilometani, causativamente, siccome la legge impone il limite 30 e eravamo arrivati a 45, è stata disposta la chiusura, la sospensione e così via. Come è stata risolta, sempre ufficialmente, la questione? È stata risolta, ci è stato detto ufficialmente, sempre, naturalmente, prego, accomodatevi, c'è un posto, dove volete? Se volete, se c'è una cosa. Ci vogliamo spostare, ce ne sono anche di là. Come è stata risolta questa emergenza? Sempre stando nel corpo ufficiale, che noi dobbiamo prendere per cuore, naturalmente. È stata fatta una pulizia straordinaria dei serbatoi, senza che l'acqua sia stata, senza che l'irrigazione dell'acqua sia stata messa sospesa. Ci è stato detto che si è lavorato un ordine di giorno per 2 o 3 giorni ed è stata fatta questa pulizia e i valori sono immediatamente rientrati nella notte e tutto è finito. Nessuno di noi vuole essere diffidente, come dire, ad oltranza, per carità, non è che siamo, ma non farebbe male. Non farebbe male, però volta per far male ci si azzecca, diciamo che non siamo neanche lì con l'anello al naso ad aspettare, anche perché ci ho detto questo che ci hanno lasciato un po' perplesso. Intanto questa anomalia che rientra con una semplice pulizia che non ha nessun turista, nessuno sa come è stata fatta senza sospendere l'acqua, qua che rientra e presentata. Intanto è stato detto in un incontro che addirittura i triolometani erano presenti una quantità, seppur si può tempo, attenti, prima che l'acqua arrivasse al potabilizzatore. Cioè, che significa? Nel percorso che lo schema idrico che va dall'invaso al potabilizzatore c'erano già questi triolometani. E allora due sono le cose: o c'è stata un'altra aggiunta precedente di cloro e non si capisce perché, oppure quei triolometani non sono il frutto dell'incontro tra cloro e batteri, ma sono di derivazione esterna, da contaminazione esterna. E qui siamo poi in uno scenario chiaramente che ci lascia interdetti, e poi per un motivo per cui stiamo cercando di arrivare al dunque. Perché questo? Perché tutti sappiamo quali sono le condizioni e le vicende che sta vivendo la gestione dell'acqua nella nostra Basilicata. Perché tutti sappiamo per la vicenda che è successa anni fa a Sant'Arcangelo, quando i reflui, il percolato di una discarica andava a finire attraverso il torrente Fiumicento nella diga di Montecotugno, noi dobbiamo parlare qua. Stessa cosa sarebbe successa negli anni a seguire per la discarica di Senise. C'è stato lei dall'altra parte che ha affermato l'anno scorso un spostamento di 700 tonnellate di petrolio nel sottosuolo, una parte della quale è stata ripresa, l'altra parte non è stata ripresa. Gli episodi che hanno, come dire, che possono aver causato un inquinamento sostanzioso nelle nostre valve e in base ce ne sono stati diversi. È chiaro che questo ci deve essere una grande preoccupazione. Rispetto a tutto questo, l'uscirsene semplicemente con adesso è tutto a posto, la settimana scorsa erano 45, adesso abbiamo pulito e sono tornati, quindi dice, è una giustificazione che diciamo che cautelativamente prendiamo per buona con le dovute cautele, ma che ci lascia un po' perplessi. Ci lascia perplessi e ci fa nascere la necessità di andare avanti.
Questo per fare in grandi linee il quadro della situazione. È chiaro che qui ci sono un paio di domande che tutti quanti ci stiamo facendo, alle quali forse nessuno ha una risposta, ma io personalmente non ce l'ho. La prima domanda è: ma ce la possiamo chiedere o non ce la possiamo chiedere? Perché fondamentalmente il quesito adesso è questo. Ed è una domanda più immediata, su cui provvedevo anche a rispondere. Provvedevo a rispondere, ma nessuno ha la certezza assoluta per quanto mi riguarda, lo anticipo in questi termini. La seconda, perfetto, la seconda domanda, che è quella un po' più storicizzata, è quello che è successo, che non sappiamo ancora ufficialmente cos'è, perché noi non sappiamo di fatto cosa è successo, da quanto tempo va avanti? Allora, noi sappiamo, abbiamo saputo. Se la soluzione è stata il lavaggio dei sistemi, no? Perché non l'hanno allora, in tutti i tipi di impianti come questo c'è un registro di tutte le operazioni che si fanno. Sì. Oltre a chiedere tutto, si potrebbe chiedere anche quando è stata fatta la volta precedente la pulizia del. No, ma non so se è una volta. Sì, mi suggerivo che stiamo già la facciamo. Finiamo un attimo di percorso, così poi facciamo tutta una serie di domande e proviamo. Non perché non vogliamo, ovviamente per rispondere in maniera organica. Però mi sono perso rispetto a quello che stavo dicendo. Le due domande. Da quanto tempo? Allora, è chiaro che noi a questa domanda non abbiamo la risposta. Le risposte che abbiamo che sono frammentarie, o meglio le incertezze che abbiamo, tutte le certezze, quali sono? Sono queste. Il sistema di controllo è articolato, ma funziona così: acquedotto Lucano fa dei controlli interni, cioè si controlla da solo, le ASL attraverso l'APAP, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata, le ASL attraverso l'APAP fa altri controlli cosiddetti esterni e li mettono a controllo. Che cosa è successo? È successo che abbiamo scoperto, insistendo su questa questione, che questi benedetti numeri dell'uno e dell'altro non si trovano ancora. Adesso dice che sono più o meno rientrati tutti i persone, sono molto però diciamo che fino a qualche giorno fa non si trovava, e quello che è peggio è che abbiamo anche capito e verificato, perché ci è stato detto che i lavoratori di cui si avvalgono questi due enti non sono assegnati, sono sostanzialmente come se fossero dei consulenti quasi privati degli enti, ma che non hanno accreditamento, non sono accreditati l'istituto accreditato al Ministero della Salute. Ed è chiaro che questo ci mette ancora di più, diciamo, in uno stato di diffidenza, se vogliamo essere buoni, ci mette sull'allerta e ci mette su chi va là. Da quanto tempo succede e perché succede è la domanda delle domande, nel senso che questo poi è un problema, è una questione che tocca tante vicende, tante situazioni che forse sono anche più grandi di noi, perché non è facile dare delle risposte, è facile immaginare cosa possa succedere, ma neanche si può comprendere, è successo questo. Non abbiamo la certezza di tante cose. Sappiamo tanti episodi che, se messi in fila uno dietro l'altro, diciamo che ci danno un quadro della situazione non rassicurante. Però neanche possiamo affermare con certezza assoluta che i nostri diritti siano veramente assoluti. Diciamo che poi alla fine il dato di fondo qual è? La necessità di fondo è questa. Quindi tutto quello che è successo lo dobbiamo scoprire, anche perché lo anticipo. E dobbiamo anche immaginare i nostri diritti, dobbiamo farli valere. Se noi l'acqua la beviamo e la paghiamo, lo facciamo con la speranza e con la certezza che quell'acqua sia buona. Se quell'acqua non è buona, una cosa che per 3 giorni è sospesa la funzione, una cosa se per 3 anni è fatto bene un'acqua che non era potabile. Quindi è fondamentale capire. E per questo noi abbiamo già chiesto, e daremo atto nei prossimi giorni appena avremo la risposta, abbiamo già chiesto lo storico delle analisi, cioè tutte le analisi singolarmente effettuate dall'ASL e dall'acquedotto, divise per categorie e anche all'interno del siero metallico per categorie, per capire quantomeno, per come è risultato, quello che è successo, se i controlli previsti dalla legge sono stati fatti rispettivamente a tutte le scadenze e se i risultati sono stati sempre nei parametri di legge. Quello sarà il primo passo necessario. Noi questo l'abbiamo chiesto e naturalmente appena dei risultati, spero che avremo questi, saremo pronti a
a divulgarli, a condividerli con il futuro. Detto questo, diciamo che il problema più immediato è il capire, vabbè, che cosa possiamo fare intanto oggi per avere la certezza che quest'anno sia buono. Noi abbiamo anche pensato più che volte, hanno sollecitato, forse anticipo l'intervento di qualcuno, a fare delle analisi privatamente, no? Perché più di qualcuno ha detto raccogliamo fondi, facciamo guardare. Noi su questo, qui magari il dottor Ferizzi è più chiaro di me, abbiamo anche ipotizzato di farlo, però avrebbe poco senso, perché fare delle analisi che abbiano dignità scientifica, cioè che hanno una certa credibilità, presuppone che quelle analisi vengano fatte secondo determinate metodi, determinati punti dello schema ISPI, l'invaso, la condotta, il potabilizzatore, il serbatoio, il rubinetto, eccetera, eccetera, e che vengano ripetute nel tempo. Perché altrimenti non ci danno un risultato scientificamente apprezzato, e a quel punto diciamo che non abbiamo grandi possibilità in questo senso di operare. Però quello che possiamo fare sicuramente è chiedere che queste analisi vengano fatte. Guardate, io qui faccio un passaggio veloce, noi Enrico abbiamo chiesto insieme, tutte le opposizioni abbiamo chiesto comunque che i fondi di compensazione, che sono i soldi che non ricordo prendere perché sta vicino all'Enea, venissero destinati al monitoraggio ambientale. Cioè, siccome noi prendiamo 190.000 euro all'anno come fondi di compensazione, cioè il fatto che c'è l'Enea vicino ci danno questi fondi di compensazione ambientale, che dovrebbero essere utilizzati soprattutto per finalità ambientale, noi abbiamo chiesto che il 100% di queste somme venisse utilizzato per far fronte al monitoraggio e controlli all'emergenza ambientale. È chiaro che a maggior ragione, dopo che è successo quello che è successo, noi non possiamo fare le analisi privatamente, che avrebbero anche poco valore giuridico, però possiamo chiedere, pretendere al Comune di Policoro che quantomeno per un periodo limitato nel tempo, 6 mesi, 3 mesi, un anno, quello che sarà, quelle analisi vengono fatte, perché scusate, che vi vengono a raccontare, ci vengono a raccontare due cittadini un'altra volta che hanno fatto l'analisi con la ritorno, acquedotto, l'asma, eccetera, eccetera, ma francamente, scusate, siamo veramente ai limiti della barzelletta, non ha nessun senso. Allora, la parte interessata è chi è? Comuni di Policoro, Comuni di Scalzano, Comuni di Montalbano, Comuni di Vinovasi, sono i comuni che devono interessare, secondo noi, a fare queste analisi, a disporle autonomamente, utilizzando questi fondi che sono elargiti apposta per far fronte a questa situazione, e darci da fare in questo senso. Così sì che ci tranquillizziamo. Ah, io volevo soltanto allargare il discorso, poi magari il dottore ci potrà illuminare meglio. Cioè qua ci stiamo soffermando sul nucleo metano, però dopo che abbiamo accertato che c'è stato diversamente effettuato, diciamo, il percorso, l'acqua fondamentalmente della diga di Monte Cotugno hanno trovato un po' di pesce come gli ha cantato, cioè così, nel percorso di discutere. All'interno dell'acqua, io dico, no? Andare anche ad analizzare e quindi eventualmente non trovare, spero, altre sostanze sono aspettate. No, no, come piombo, l'arsenico, quello per cui la pubblica. Quando noi diciamo che chiediamo dei controlli straordinari, non intendiamo dire prendete un'altra volta di zero metano per il fatto. Secondo noi, secondo me, gli enti locali, in qualche modo sovrapposti autonomamente a quelle che sono le competenze dell'ASL e dell'Accelerate dei Rocchi, per un determinato periodo non soltanto chiediamo di avere le analisi che voi fate l'uno e l'altro, ma chiediamo, o meglio, esprimiamo anche noi le nostre analisi, come le facciamo? Usando quei soldi che noi in consiglio abbiamo chiesto che venisse usato. Perché poi la legge su questo prevede controlli specifici che hanno determinate scansioni, ogni 3 mesi hanno fatto certi tipi di controllo, ogni 10 giorni. No, dato che era il mondo scoprire l'etano, cioè no, però, assolutamente. Non vorrei che si dimenticasse altre sostanze. Vabbè, comunque questa è l'introduzione al tema, dopodiché naturalmente ragioniamo insieme e lo dico subito, cerchiamo di contenerci nelle richieste, come dire, cerchiamo di dare un taglio operativo alle nostre proposte, a quelli che tutti quanti eventualmente faremo, e sarebbe interessante concludere la riunione anche con una scaletta, diciamo, con una serie. Noi ne abbiamo ipotizzata una, ma naturalmente deve essere verificata in generale, cioè con delle proposte e delle iniziative concrete. Quindi quando vorrei mai abbassare la guardia per quanto riguarda il fatto dell'arte, quando vorrei mai abbassare la guardia. Assolutamente. Cioè, è pericoloso, molto pericoloso. Certo. Allora,
Allora, come delle domande vorrei una cosa veloce, perché potrei anche rispondere io volendo. Sicuramente saranno fatte tante domande, magari ci sono tante persone preparate, io qualcosina la so, posso rispondere. Ma a prescindere da questa cosa, volevo fare un preambolo brevissimo del perché siamo qua un attimino anche per raccogliere la frase del Signore. Io come cittadino, ma penso un po' tutti, già eravamo seccati da una situazione anomala alla quale ci siamo abituati in maniera quasi da pecore, cioè il fatto di andare a comprare l'acqua. Io ho provato a leggere, sono un medico, mi chiamo Giampaolo Farina, e anzi gli interventi, visto che c'è la telecamera, qui dove li anche annotiamo per creare poi alla fine quella scaletta famosa dove possiamo raccogliere delle idee di tutte le persone. E quindi questa questione di quest'acqua che andiamo a comprare in una regione che probabilmente mi risulta che è la più ricca d'acqua d'Italia. Noi diamo l'acqua alla Puglia, diamo l'acqua alla Calabria, cioè noi diamo l'acqua a tutti. Alla Coca-Cola, anche, cioè, sì, la poi volevo passare l'acqua minerale. Anche alla Campania. Alla Campania, sia per scopi irrigui che per scopo potabile, e ci siamo ridotti a comprare l'acqua. Ci siamo ridotti a comprare l'acqua e adesso ci chiediamo, ma l'acqua che compriamo è buona? Perché anche su quella cosa, per esempio, è uscito uno studio recente, famoso, che uso il mondo a ricercare, l'Università di New York, un'università pubblica, dove l'OMS vuole fare un chiarimento sul fatto che delle bottiglie, sul 90% dei campioni analizzati, hanno trovato delle microplastiche all'interno delle acque. Quindi, e vi aggiungo un'altra cosa professionale, a proposito delle acque minerali, che ci apre degli scenari sulla questione della trasparenza. In un incontro che abbiamo fatto di aggiornamento dei medici, ad un certo punto il dirigente di Matera, che si chiama Martellucci, ci parlava delle emergenze ambientali, a proposito delle acque, fa un passaggio e loro dicono che l'ASM di Matera, che chiamo qui in causa l'ARPA per fare le analisi, fanno periodicamente sulle acque minerali, fanno 10 controlli ogni 3 mesi. E aggiunge, però io l'acqua minerale non me la bevo, mi bevo l'acqua del rubinetto. Anche l'unico che c'era di tanti medici, sempre perché sono strano io, gli dico, ma scusa, ma questa cosa qua dove l'hai pubblicata? Ci sta scritto da qualche parte? E non mi risponde. Gli altri miei colleghi non hanno detto manco una parola, io ho insistito perché già avevo fatto tante altre domande, però non mi ha risposto, io non posso andare più di questo. Ecco perché lo scopo di questa sera è quello di avere la voce, perché se una persona insiste poi la resta propria, cioè. Quindi adesso vogliamo capire questa cosa. Allora, lo scopo primario di questo, magari un giorno ci vorrebbe interessare, magari ci sarà un gruppo operativo, qualcuno che, perché poi c'è stato un altro incontro dove abbiamo chiesto pubblicamente di andarci a sedere nei tavoli istituzionali gestiti dai comuni, non so, avete detto, abbiamo fatto anche un video a proposito. Quindi pensiamo che voi siete d'accordo su questa cosa, perché ci vuole poi, ci vuole un ente, un organismo, un gruppo di cittadini, qualcuno che fa verificare e poi dopo relazioni con voi, perché il paradosso, e poi mi taccio che se non sto finendo male, il paradosso è che non c'è un legame tra l'istituzione e i cittadini, sono due sedi separate. Anche le ultime decisioni che sono state prese ieri sera, avete visto il video del signor sindaco, ha preso delle decisioni, le ha messe su Facebook, io non ci sto su Facebook, me l'hanno mandato, dove? Sì, quello è tutto quel video che ha fatto, cioè, per cui se a me non me lo mandavano, non sapevo nemmeno che lui aveva detto queste cose, farà questi incontri, così. Cioè lui decide come se fosse ancora in una caserma, forse non si è accorto che si può dire. È invenzione. Cioè invece probabilmente è un tipo di condivisione, perché magari non sono tutti pessi, ci sarà pure qualcuno tra di noi che avrebbe delle cose da dire, magari anche i consiglieri, magari che penso che avrebbero di dire, credo che questa cosa la dovete battere in pugno. Cioè lui non può prendere delle decisioni autonome come se fosse dentro la caserma, questo è il carabinieri.
Allora, poi metterà a finire se le case erano di 5 se deve fare per quelli che si partono lui da luce un po' così. Io mi sono stato cacciato un altro giorno, ma questa è un'altra storia che poi vi racconto. Se chi vuole, c'è qualcuno prego. Io sono d'accordo con quello che avete detto fino adesso, però fin quando facciamo, io ho fatto, ho scritto già un esposto alla procura, perché innanzitutto la rimozione di tutti quanti i dirigenti che non sono in grado di gestire la sanità e la salute pubblica, quella è la cosa principale, scusa. Di conseguenza, se voi siete d'accordo, io ve la do, cioè, prendiamo, facciamo, perché francamente fin quando lo aspettiamo, anche perché dal 2015 che c'è questa storia qui, se io avevo già avuto la comunicazione di questo, perciò non è che è una cosa di adesso, è una cosa che è negli anni, adesso è stato il boom, però noi non sappiamo che cosa vediamo. Quindi avete già fatto l'esposto? No, io l'ho scritto, siccome c'era questo comunicato, allora io posso darvelo, lo firmiamo insieme, lo vedete. Ma è quello che avete pubblicato, quello no, che è un altro, dove finite la rimozione? L'esposto alla procura, la rimozione dei Pittel, perché hanno messo un assessore di sanità, ragazzi, che ci ha affossato completamente. Questa qui viene dalla Toscana, ha gestito le nostre acque, no? Ha gestito le nostre acque e i nostri territori che non sa nulla. Adesso è al comune, io adesso non andare a chiedere pubblicamente le dimissioni. Perché lei non può stare qua soltanto che infatti, scusate, non ho detto che le dimissioni, perché lei non è in grado di gestirci come la Franconi, anche Pittella, loro non hanno più coraggio un'altra sede di venire qua, anche i funzionari, no, vuol dire loro, metterci la faccia e dirci le cose come stanno. Pittella avete detto, non ho sentito io. Pittella, la Franconi, Pittella, perché è il fratello che l'ha chiamato, l'amica. L'amica è una casa loro, non da noi, questo è il problema. Io ti passo i piedi, io ti passo la cosa e poi la passo. La mia domanda è breve, si allontana un pochino dall'acqua del rubinetto. Io mi sono fatto anche un'altra domanda, no? Riflettendo su tutto quello che è successo. Sappiamo tutti i veleni che sono presenti nella ditta del Pertusillo e volevo sapere qual è la salute dell'acqua che arriva nei nostri campi, perché poi entriamo in un circolo veramente. Guardate che prevalentemente stiamo parlando della riga di della dei Monti Cotugno, che però non solo io ho visto un sito dei libri, c'è un ragionamento che non si capisce, una traversa che arriva dal lago del Pertusillo, c'è una cosa scritta in una lingua incomprensibile. Adesso chiederemo anche gli schemi, perché nessuno di noi pensi che conosce gli schemi idrici, perché senza di quelli non possiamo nemmeno parlare o dare delle responsabilità a questo o a quello. Quindi la cosa certa è che ci sta l'acqua che viene da Monte Cotugno, che viene utilizzata sia per scopo, almeno in questa zona, per uso potabile e per uso più ricco. Quindi le criticità che vorremmo dare, assegnare, sono quelle che già sono comunque tante. L'inizio che vi saluto, che non è potuta essere qua stasera l'avvocato, per esempio l'altra sera ha raccontato tutta una serie di anomalie che ci sono sulla via di Monte Cotugno. E quindi magari se vogliamo parlare di questo. Che la preoccupazione più grande è proprio questa, il processo di eutrofizzazione che c'è. Quella la cosa che le acque utilizzate per l'irrigazione entrano comunque nella catena alimentare, questo mi sembra certo. È chiaro che lo stesso problema che si pone con riferimento ai serbatoi, ammesso che sia nato in serbatoio, si pone per il più chiaro, assolutamente sì. Il più controllo anestesi, ma credo che siano, mi auguro che ci dà una risposta in questo senso. Voglio aggiungere un'altra cosa, mi dipende così, tra le altre cose, sempre perché siamo un po' scettici su come ci tratta la regione Basilicata, abbiamo chiesto anche un'interrogazione parlamentare al Ministero della Salute e delle Infrastrutture sullo stato delle basi, delle condotte, dei modernizzatori, eccetera. E abbiamo chiesto anche un'iscrizione di questi ministeriali. Sarebbe la cosa,
quindi non dico che ci sarebbe la certezza della, della terzietà, della terzietà, però sarebbe la voce critica di più che potremmo fare proprio la risposta. Sì, anche perché per il fatto dei trilometalli, in ambito nazionale ho detto che c'è un casino di regioni che sono, hanno elevato i valori. Sì, quindi solo per i trilometalli sarà da vedere l'interrogazione parlamentare. Per quanto riguarda il suo... Com'è? Non è per i trilometalli, è sullo stato delle di tutto lo stesso. Sì, però adesso non stanno dando tutto il problema. Vabbè, per quanto riguarda i controlli, che non dobbiamo pullare la presa. Cioè ci dobbiamo mettere con quei fondi che prima hai nominato il fatto di un terzo ente, no? Che va a controllare. Però ci dovrebbe essere qua, che dovremmo essere noi prendendo l'analisi a prescindere dal lo scientifico, per fare l'analisi da una fontanella come è stato fatto nel 2016, andare alle fontanelle visto che dentro le nostre case non hanno ancora, cioè forse non se ne parla nemmeno, prendere due o tre fontanelle tipo quelle a mare, che c'è gente che va a fare sport e bere, e da lì fare delle analisi nostre, dove la prima finestra dobbiamo essere noi, non un terzo o un quarto ente, perché quando sono elevati poi i valori, le nascono. Vorrei far presente il problema che c'è nel nord-est Italia, nel Veneto, che hanno lasciato i valori che dovrebbero stare a zero, non sono riusciti a abbassare sotto 500 i PCB e li hanno resi potabili quelle acque. Quindi come può un cittadino aver fiducia nel movimento del genere, che ci sia il terzo, il quarto, il quinto ente? Cioè ormai è da persi proprio dar fiducia alle istituzioni se non c'è un minimo di controllo da parte dei comitati che si formano. Ma per questo proprio il nostro comitato, che è il nostro di tutti, non è di nessuno in particolare, nasce proprio per questo. Per esempio noi abbiamo chiesto, ma il primo controllo dobbiamo vederlo noi, non lo sì, ma noi possiamo partecipare. No, deve essere autonomo, cioè il comitato prende la pialetta, si dà un... addirittura nemmeno a un analista dell'azzurro, perché io ho fatto, vi dico una cosa, vi dico solo una cosa, ho preso l'acqua della conclanale, l'ho portata da analizzare, per curiosità, siccome la sono portata nell'orto, e ho chiesto l'analisi quando costava, tramite mio nipote, l'analisi della triellina e del cromesavalente. Solo che ha chiesto quanto costava il cromesavalente, ha chiesto a mio nipote, dice, come mi hai fatto a trovare? Poi, chi è tuo zio? Perché ha bisogno di questa analisi? Dammi il numero di telefono che lo deve essere io. I laboratori della Basilicata e anche quelli della Puglia non sono attendibili. Già sono stati allarmati. No, allarmati, ma non da adesso, storia vecchia è questa. Ho delle informazioni precise che persone che si sono occupate di questa faccenda che mi hanno detto testualmente che anche i laboratori della Puglia sono stati avvicinati da chi di dovere per non creare allarmismi, per tacitare la popolazione. E quindi tenere calmo tutti quanti. Hanno scritto come stava lente, si manderà centa rossa. Ci sono tre laboratori accreditati che fanno un lavoro serio. Un laboratorio si trova a Iesi, un altro si trova a Roma e un altro a Reggio Calabria. Molte persone che stanno qui non sanno queste cose perché non hanno avuto contatto con chi si è occupato in passato di questi problemi, ma l'inquinamento delle acque, delle falde e di tutto il resto ad opera di scariche, delle discariche selvagge che hanno fatto, sovradimensionate rispetto a quello che è il territorio, e tutti i liquidi degli idrocarburi, della reiniezione nel terreno, che sono un colabrodo, praticamente vanno a finire nelle falde. La falda poi
si scarica nei laghi, negli invasi, e il risultato è devastante. Tant'è che tempo addietro, adesso io vorrei contraddire un po' a Gianni, che ha detto ci dobbiamo raccordare un po' alle istituzioni, a quelle che fa. Le istituzioni fanno quelle che vogliono. Addirittura il signor Pittella, non più tardi di un paio d'anni fa, sosteneva che i pesci morti nell'invaso del Pertusillo fosse stato per colpa degli scarichi degli allevamenti dei bovini. Cosa assurda. Sono state fatte delle analisi, li hanno trovati imbottiti di metalli pesanti e di idrocarburi. Quindi cioè, il lago del Pertusillo è contaminato. Il lago di Monte Cotugno altrettanto, e lì c'è una discarica a monte del lago di che era nata per accogliere i rifiuti di 5 paesi. Nel 2013, praticamente, con Piero La Corazza, presidente della provincia di Matera, il numero dei paesi da servire da questa discarica è stato elevato da 5 a 50. Quindi pensate un poco che cosa c'è lì. Addirittura qualcuno, non più tardi di 3 giorni fa, mi ha detto che sono una 60ina di comuni che vanno a scaricare lì. Con tutti questi reflui, questi liquidi, la spazzatura in decomposizione viene assorbita dal suolo, va a finire nei canali e va a finire nell'invaso di Monte Cotugno e poi finisce nei nostri rubinetti. Quindi il fatto che vogliono tranquillizzare la popolazione dicendo è rientrato i valori dei trigonometani e roba del genere, sono delle cose, sono dei palliativi che non risolvono i problemi. Io propongo a tutti quanti di organizzarci, fare un sopralluogo dove sta questa discarica, individuare i canali e investire la magistratura in modo serio, perché in passato la magistratura è stata già investita di questo problema, però i risultati ne abbiamo visti pochi. Antonietta Tassi poc'anzi diceva sì, facciamo un esposto. 3 anni fa Giuseppe Di Bello, che ha pagato sulla sua pelle, è un uomo che noi ignoriamo, un uomo mite, un uomo, ma lui ha pagato sulla sua pelle la difesa della nostra salute. Si sta spendendo da almeno 20 anni per la salute di noi lucani e poi alla fine viene pure ignorato, viene snobbato questa persona, viene perseguitato dalla magistratura pure. Allora, se posso velocemente, sulla questione, siccome il problema delle analisi nostre, noi ce lo siamo posti. Sì. Quando dico noi, dico io e alcuni amici attivisti delle associazioni. Allora, dobbiamo essere realisti e chiari. Fate le analisi, noi le abbiamo fatte in altre occasioni, penso che lo sappiate, perché le abbiamo fatte a Prolose Venere qualche tempo fa, poi sono successo varie cose, ma ci siamo attivati, sappiamo come funziona loro, le associazioni di investimento di mezzo. Quindi non è che è impossibile fare un'analisi seria, cioè fare delle analisi serie significa portare a chiedere il campionamento e la verifica di tutti i requisiti di legge e farlo ripetutamente nel corso del tempo. Significa individuare un lavoratore, e l'abbiamo anche individuato e contattato, pure 700 euro ogni campione, e lo devi ripetere tante volte nel tempo. Allora vedete, io non è che voglio dire, a parte cominciare a prendere e a utilizzare i soldi, perché diventa un po' più complesso, perché poi quando si parte in tanti, quando si arriva in poco, ma non è manco questo il punto, è che diventa difficile da gestire, mentre cosa che possiamo comunque fare, attenzione, io sono anche d'accordo, se noi decidiamo stasera di farlo, io sono il primo che aderisce, sia ben chiaro, si prende, si fanno raccolta fondi, andiamo pagando, facciamo una volta sola anziché 5 volte, si può fare. Si invita, e l'abbiamo già fatto in un laboratorio più credibile, si va in anonimato senza dare atto di chi siamo, dove siamo e qual è la, quindi in qualche modo le avanzi le abbiamo. Perché abbiamo fatto riferimento prima al fatto della necessità di invece di avere un riscontro dalle istituzioni? Perché noi anonimato relativo, anonimato se non siamo enti, non siamo un comitato di interesse. Il comitato, però chi lo prende? Cioè, se incominciamo a fare la dietrologia non riusciamo più. Perché noi poi dopo per fare le cose per bene dobbiamo chiamare quello che viene a fare il prelievo.
quindi quello deve venire con un corpo di collo, vede quello che sta facendo il campionamento, perché ci vuole una persona esperta che deve essere, per dire, che deve essere anche la persona accreditata, perché la persona che viene deve fare il verbale che quel giorno è venuto al policorso, deve mettere la fine, cose che dovrebbero fare anche le istituzioni. Quindi questa cosa qua è bella ed importante certamente, però dobbiamo partire dalle cose più semplici, dalle cose che devono fare le istituzioni che forse non hanno fatto fino ad oggi. Fare le cose per bene, chiedere che queste cose vengano fatte dalle istituzioni, da quell'otto lucano, da quell'otto pugliese e da... Ma se questi sono dei biglietti e dei corrotti. Va bene, se intanto loro lo devono fare, ci devono far vedere il verbale, quando sono venuti, le cadenze che hanno fatto, e alla fine vi devono pubblicare sui siti che cosa che non è stata mai fatta fino ad oggi. Quando si pubblica sul sito un'analisi, per esempio, dell'acquedotto, devono essere pubblicati sul, secondo me, sul comune di appartenenza, deve essere pubblicato sul sito di Acquedotto Lucano, e se insomma, deve pubblicare sul sito di Arme, su quello che è contemporaneamente con una cadenza istantanea, dove qualunque cittadino deve andare a verificare che cosa sta avvenendo e chi ha effettuato le analisi, a che ora è andato e chi è il laboratorio che ha fatto le analisi e chi firma le analisi. Questo significa fare per bene i certificati di analisi delle acque. Iniziamo a fare le cose normali che devono fare le istituzioni, perché chi è seduto e fa un lavoro lo deve fare bene, se ne deve assumere la responsabilità. Ma c'è proprio mancanza di fiducia. Allora, la mancanza di fiducia va bene. La mancanza di fiducia va bene perché non va bene, nel senso che le cose che sono successe sono lampanti, l'hanno detto tutti, l'hanno detto anche gli istituti, loro stessi si sono meravigliati, che si sono meravigliati dell'acqua fresca, perché sono cose che vanno avanti da anni. Quindi se la volontà è quello, praticamente. No, ma contemporaneamente, esatto. Ragazzi, io voglio aggiungere una cosa, Gianni, 3 anni fa Giuseppe Di Bella ha prelevato dei campioni a Monte Cotugno, li ha fatti analizzare a Iesi, era acqua inquinata, ha fatto l'esposto alla procura, non è successo niente. Adesso noi ripetiamo ciò che fanno loro. Il problema non è che è successo niente, ci hanno messo fuori, però questo è il problema, è proprio quello, cioè le analisi, adesso che facciamo delle analisi, le nostre analisi non hanno un valore fisico, cioè non è che non è vero questa parte, come no, ti dico che però il problema è nato, capiamoci su questo, che noi dobbiamo cercare di ma ci vuole essere qui a parlare, perché proprio questo, nessuno dice niente per l'altro, ma decidiamo tutti insieme. Se noi intanto abbiamo fatto la richiesta e insisteremo quotidianamente affinché anche il comune, utilizzando quei soldi di cui abbiamo parlato, faccia le sue analisi e possibilmente faccia partecipare qualcuno di noi in delegazione come rappresentanti dei comitati e dei cittadini. Questa è la prima cosa. Contemporaneamente vogliamo ipotizzare se ne rende male l'analisi, va bene. Io non mi direi dietro, lo dico da subito, va benissimo, facciamo, ci organizziamo, però. Sì, la carta per realizzare il pubblico ufficiale. Dice che va per realizzare il pubblico ufficiale, cioè ci sono azioni, ma possiamo fare pure noi, però deve essere ufficiale. Si può fare tranquillamente, chiaramente dobbiamo sapere che è un onere economico, di tempo, di impegno, eccetera, eccetera. Ma è un ciascuno! Sì, se sono disposti, sono di prima sotto. Sentiamo, va. Io da una parte sono pure contento, perché per la prima volta ci accorgiamo venendo da sui rubinetti con una cosa lieve, perché fino alla metà significano poco, ma con una cosa lieve ci accorgiamo di un problema. Da circa una decina d'anni ho assistito, ho partecipato a questi comitati in Val d'Agri, in provincia di Potenza, e ogni volta le analisi di Lepa, la Corella, Di Bello, fanno queste analisi da un po', con la Corte, con l'associazione, non penso che sia questa la soluzione del problema. Anche se vanno fatte e va tentata la guardia. Secondo me l'unica soluzione possibile, ci provai l'anno scorso, ci arrivammo quasi,
nel senso che con a livello regionale, con il primo l'amministrazione Leone, riuscimmo a coinvolgere l'AMSI, ed è stato abortito per me. Ma lì eravamo arrivati a spronare a i sindaci, ci avevano promesso di praticamente eravamo, facciamo il viaggio di una dopo lo scontro con Pintero sul popolare, eccetera. Invitavamo tutti i sindaci della regione, quindi l'unione dei sindaci, il movimento Notri, e gli consegnavamo una serie di proposte. Ci dissero di sì e poi fu abortita anche. Perché? Perché poi c'è questo potere che è regionale, ma c'è anche lo sblocco Italia? Perché erano stati due anni fa con lo sblocco Italia, tutti questi comitati andarono a Potenza a protestare contro l'Interno durante quel consiglio, quel famoso consiglio regionale? Perché si chiedeva di non appoggiare lo sblocco Italia. E lo sblocco Italia che cosa diceva? Lo sblocco Italia dava le dichiarava le trivellazioni delle multinazionali come strategia nazionale, quindi l'esclusivo appannaggio dello Stato. La regione non ci può mettere, la regione non ci può mettere, gli enti locali non potevano dire. Qual è il problema delle acque? Perché le acque, l'acqua non lo certificano? Perché anche tanti politici locali fanno carriere facili nel nostro limbo politico? Perché qui ci sono interessi strategici nazionali legati alle compagnie petrolifere, che noi non abbiamo nemmeno, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista economico, non abbiamo nemmeno idea che possa. Toccare le acque significa toccare questi interessi. Allora, l'unico, noi possiamo fare tutte le analisi che vuoi, investire la magistratura, sì, la magistratura adesso per esempio in Puglia sta impedendo il TAP. E là pure se interessi stanno facendo le guerre in Siria per portare il petrolio tra il destro TAP e fare l'energia e il gas, eppure lì la magistratura e quattro manifestanti stanno riuscendo a fare qualcosa. Investire la magistratura sicuramente, ma dobbiamo capire che se gli enti locali, i sindaci, non sponiamo innanzitutto loro a fare un'azione, no, sono i primi. Come si spronano così? Innanzitutto cominciando a mobilitarci, il fatto che a Policoro per la prima volta ci riuniamo, affrontiamo questo problema, è già un passo. Secondo, un ex amministratore penso che ci può dare qualche dritta in questo senso. Io e la mia analisi si ferma a questo punto. Secondo, non dimentichiamo che noi siamo in campagna elettorale e questo lo possiamo giocare a nostro vantaggio. E a patto che non rimanga circoscritta a Policoro, perché guardate, non si è il problema, non si è proprio posto a Scanzano nemmeno, a Bernarda nemmeno, non si è proprio posto. Se c'è una comunità un po' più attiva che sta facendo qualcosa in questo momento, che si unisce con Eres, è Policoro. Allora, stimolare, e io partirei da quello, vi chiederei questo, no? Come fare per stimolare le nostre amministrazioni in un discorso che non sia nemmeno strumentale? Perché poi questo ministro qui già non c'è, no? Però, avviarci questo discorso, approfittare della campagna elettorale e fare in modo che non approfittino loro della campagna elettorale. Quindi io inverterei la discussione in questo senso, come cercare di convincere questi sindaci a essere baluardi, posto che le analisi di bene che mi sembra che appunto l'abbiamo detto, posto che i legali che abbiamo a disposizione si occuperanno di mettere in conto la magistratura, adesso io mi concentrerò sull'affrontare il terzo problema, cioè come costringere, come stimolare, come fare in modo che gli amministratori, io i giorni scorsi ho citato con un video dove dicevo che devono decidere, adesso anni che l'ho detto, devono decidere da che parte stare, cioè se dalla parte del potere costituito o se dalla parte dei cittadini. A questo punto, visto che loro adesso contiamo un po' di più rispetto a due mesi fa, perché a novembre sicuro che stanno facendo i giochetti lì. Questo plusvalore è giochiamo, no? Questo è il mio caso.
La cosa che mi puzza un po' è che in contemporanea facciamo questa riunione qui, c'è un'altra riunione altrove. Giusto per essere assolutamente, noi dobbiamo essere onesti nelle problemi che rivolge, ma è una pura coincidenza, non è stato fatto. Anzi, forse l'ho organizzato addirittura prima di una prima, nessuno. A pensare male, anche sbaglio, però c'è una cosa. Vorrei dare un contributo pratico. Prendere in merito anche questa attenzione che si è creata su questo problema, come diceva qualche sera fa Ivano, fosse l'occasione di togliere lo sguardo dal dito che indica la luna e guardare la luna, perché i problemi vanno molto oltre il discorso occasionale che c'è stato in questa settimana, che comunque serve a prendere coscienza del dito. Il contributo pratico, queste sono le cose che possiamo fare con gli altri consiglieri, insieme all'amministrazione. Ci sono le spedizioni in questo momento, 50.000 euro che sono destinati alla realizzazione ambientale, che sono in bilancio, sono già dentro, ci possono essere impegnati da subito. E a che cosa servono questi soldi? Sono là in verità già dal 2016. Servono, ed è un discorso che avevamo iniziato nel 2014. Quello facevo venire qui grazie alla sollecitazione del dottor Farina e di Giorgio Santorielli e del professor Zucchetti sulla questione. Poi ci siamo persi con il dottor Zucchetti, poi abbiamo avuto un'altra interlocuzione con l'ARPA Piemonte, che ci venne descritto come l'ARPA più attenta in materia ambientale in Italia, che era disponibile a collaborare con le amministrazioni locali per verificare la qualità dell'acqua e del terreno. 70.000 euro a che cosa serve? E la città di Policoro si può dotare prima delle altre, e forse potrebbe essere anche uno dei pochi casi in Italia, potrebbe dotare un'infrastrutturazione che è quella di mettere in piedi un sistema di monitoraggio. In che cosa consiste? Pozzi, centraline, serve sostanzialmente fare un progetto. Gli step, parlando sempre in termini molto pratici, gli step sono due. Il primo è quello di incaricare qualcuno che sia esperto in questa materia per fare la progettazione dell'infrastruttura. Come se si dovesse progettare una casa, una piazza, una strada, si deve dare incarico a una persona, e in questo caso poi è difficile anche scegliere, cioè è complicato anche trovarla, che sia esperta e che vi metta a disposizione un progetto, cioè dica Policoro, per fare questo servono meno di 40.000 euro, cioè trovare un esperto in Italia e quindi mettere a frutto quello che c'è già oggi. Dare un incarico per la progettazione. Fatta la progettazione, poi si deve realizzare l'opera, e in questo vengono in aiuto i soldi che ogni anno, comunque il percorso, 190.000 euro all'anno, in cui per realizzare quest'opera si potrebbe tranquillamente, come dire, aspettare la novità 2018 per metterla in bilancio per realizzare l'infrastrutturazione. Che significa questa infrastrutturazione? Significa avere a disposizione dentro il territorio, nel territorio di Corpo, un controllo dello stato di salute dell'aria e del territorio. Perché è necessario che lo faccia il comune? Perché devi fare il salto? Io capisco tutte le difficoltà, tutte le perplessità rispetto alle istituzioni. Diciamo, le istituzioni forse in questi anni, forse molti anni, non è che fanno granché per farsi volere bene. Spesso si complicano la vita. Il problema è che se vai oltre quel livello là, cioè oltre il livello delle istituzioni, è il caos, e nessuno, e noi abbiamo diritto, in un paese normale, tutti hanno diritto di avere come punto di riferimento qualcuno che alla fine ti dica una parola definitiva, perché altrimenti c'è il caos, perché c'è l'associazione, poi c'è un'altra associazione, poi c'è un'associazione di avvenzi investimenti, poi ci sono 10 fonti diverse. In un paese normale ti dici, guarda, lo stato di salute di questo è questo, e tu ti devi fidare, perché fuori da questo perimetro c'è il caos e i cittadini non sanno che cosa fare. Io riporto un'esperienza personale. Molti anni fa, siamo a mio padre, muore di tutto, iniziamo a girare ciò, io mi fratello con 5-6 anni, iniziamo a girare mezza Italia perché ci arrivavano sollecitazioni, guarda che a Genova c'è uno che guarisce questa cosa, guarda che a Milano c'è uno che guarisce questa cosa, tutti medicina alternativa, gente che speculava e che ti fregava i soldi. Uno Stato serio, e in quel caso là fece questo ragionamento, uno Stato serio che cosa fa? Uno Stato serio ti garantisce la certezza. Anche in questi casi, non sottopone una famiglia a 1000 sollecitazioni, ti dice guarda la strada è questa è l'unica cura, punto. Parlo io e parlo una lingua
un linguaggio chiaro, questa è la cura se ti piace, se non ti piace, stai a caso. Non ci possono essere 100. Sono delle linee guida. Ok, quello è là. E ti devi affidare, perché sennò vai fuori nel senso che. All'epoca ancora dovevano entrare. Ci sono linee guida. Perfetto, vai nel caos. Anche nel campo dei monitoraggi. Vai nel caos, cioè fuori da questi discorsi qua, sei nel caos totale. Il discorso, dice, le istituzioni, certo, c'è da preoccuparsi, io c'ho una grande preoccupazione che è quella della Trisani. Oggi per il fatto che c'è un anno, esatto. È chiaro che sentire, come è successo in Consiglio Comunale, il responsabile dell'Enea, cioè quello è un centro di ricerca, un centro nucleare, negli anni 60 c'è sta roba. Intre che Enea operano là praticamente da 40-50 anni, prende da prima. Sentire dire, questa è la preoccupazione, sentire dire dopo c'è un inquinamento storico di 30 anni, non è una cosa normale, perché quello non è un centro dove, non so, si fanno altre attività, quello è un centro di ricerca, cioè non esiste che questi per 40 anni, per 30, 40 anni, non hanno mai bucato e hanno verificato che cosa c'era sotto. L'abbiamo scoperto in maniera occasionale, perché stavano facendo i progetti di realizzazione di una struttura sociale. Ma fatto una istituzione, dove sono? Sì, no, sto dicendo, questa qua, questa istituzione qua, cioè di cui uno dovrebbe stare anche di ciò, il centro Enea, se non lo sanno loro, che ci hanno fatto tutta una serie di attività, non sanno che cosa c'è sotto terra, certo che c'è e bisogna preoccuparsi. Questa è la ragione per la quale se c'è la possibilità, come c'è la possibilità per il comune di Policono di dotarsi di questo sistema di controllo, e perché il comune deve dare una garanzia, diciamo che l'istituzione, mettiamocela così, è l'istituzione che è quella più vicina anche fisicamente, cioè per intenderci, se qualcuno ha creato un meccanismo di controllo di queste cose che è riconducibile al comune, se qualcuno mente, non è una persona lontana, non stiamo discutendo uno che sta a Milano, a Toto, a Leni, stiamo discutendo di persone che vivono questi territori, nel senso che il giorno dopo che ha finito di fare sindaco, due anni dopo, tre anni dopo, è una persona che vive in questa comunità, ha più difficoltà a dire una fesseria su quello che accetta. In questo senso il comune, perché quello più vicino è anche quello più controllato, perché siamo noi. Ora ci sta sto sindaco, domani ci sarà quello, domani ci sarà quell'altro, domani ci sarà quell'altro, siamo, è la comunità. È anche più facile da controllare, perché ci guardiamo in faccia, io non posso immaginare che chi fa il sindaco, chi fa l'assessore, che vive la comunità, possa mentire su una situazione, cioè i figli nostri che vanno quell'altro, che vanno nelle messe, ma sì, no, non è superare questo passaggio, però se superiamo questo discorso andiamo al caos, cioè ognuno fa quello che vuole, uno fa una resta, ma non se ne esce. Noi dobbiamo pretendere. Ok, c'è, e io l'ho detto, per come la vedo io, e queste sono le cose che tranquillamente l'abbiamo già detto in più occasioni, c'è un anno che più o meno stiamo discutendo su questa cosa qua, perché parliamoci chiaro, questa cosa è particolarmente più sentita, anche devo fare una mia culpa, io onestamente, dopo che è successo il discorso della Trisaia, questa cosa qua è molto più, anche come voglio dire amministratore, come consigliere, è molto più sentito da quando abbiamo avuto certezze di quello che è successo in Trisaia. Perché fino a quel punto là uno immaginava, dice vabbè, tutto sommato, c'era anche il primo dei cosi, sì, ma guarda, se vai, però guarda, io su questa cosa qua, c'è stato, io non è che voglio fare polemica, se no li potrei dire. No, non voglio, come comune, voi sapete, noi abbiamo fatto prima il discorso delle discariche. Ho visto che si è fatto qualche accenno nel 2015, facciamo il discorso delle discariche. E lo dico a beneficio della comunità, visto che non l'abbiamo nemmeno usato per ragioni politiche, sapete che il comune di Bolivia è l'unico comune che non porta un chilo di roba in discarica. L'unico comune della Basilicata. Queste sono buone pratiche amministrative che se adottate da tutta la regione potrebbero per esempio evitare il rischio delle discariche, perché la nostra regione, e questa è una responsabilità politica, non ha un piano di gestione dei rifiuti che consenta di realizzare 15, 20, 30 centri di compostaggio, che sono quei luoghi dove l'immondizia, l'umido diventa terreno, fuori come l'unico che porta questa roba fuori in regione o a Cinosa o a Rende, il nostro umido diventa terreni
la nostra indifferenziata non va in discarica perché Pulite viene selezionato a Ferrandina e prende un'altra strada, quindi è l'unico comune della Basilicata che ha posto in essere una buona pratica amministrativa. Se lo facesse da 100 in un comune non era che trovare la discarica. Per questo sono, diciamo, discorsi che si possono fare sulle responsabilità politiche. Per quanto riguarda questo tema, io ripeto, è l'occasione di preoccuparsi di altre questioni che possono arrivare, come il discorso della diga del Bertusino, che è quella più preoccupante, ma stesso discorso vale per la diga di Senise. È l'occasione per fare, attraverso il coinvolgimento, dottor Farina, attraverso il coinvolgimento dell'Alpa Piemonte, se proprio dobbiamo investire qualcuno che abbia anche caratteristiche di terzietà, che abbia caratteristiche, perché è un ente pubblico, che ti può dire una parola, perché le associazioni che fanno un lavoro importante, però poi lo possono portare fino a un certo punto, poi è chiaro che serve qualcosa. Le associazioni si fidano molto dell'Alpa Piemonte, non può essere interessato a fare un controllo dello stato di salute dell'acqua delle dighe. Un piano di controllo, pagato dai comuni. Per questo, scusami, per questo noi siamo scettici rispetto a fare noi la nascita, perché noi andiamo, raccontiamoci, non ce ne facciamo la abbiamo fatto, scusate, un buco dell'acqua. La prima finestra, io lo voglio sapere. Ma questa ripeto, io lo possiamo fare, lo faccio io, sono il primo firmatario, il primo a contribuire. Ma lui ti dice, anche se i valori sono errati, non gli servono. Che tu la fai e ti dice che è tutto a posto, tu non è stato comunque niente. Cioè il piano di monitoraggio delle acque all'uso di idrocarburi potabili, è una cosa molto complessa. Il piano deve andare avanti, il piano questo è tutto. Questo è il principio. Ma se deve essere a posto in quale cosa, Giuseppe, come dirà? Non è un gruppo Facebook che ormai conta quasi 10.000 persone, ho seguito un po' delle attività, le domande, i quesiti che sono stati posti e penso che sia questo anche il ruolo in cui rispondere a questi quesiti. Quindi da chi è formato il comitato? Il comitato è formato da genitori, da associazioni, c'è la cartella, c'è la cittadinanza attiva, c'è medici per l'ambiente, ci sono numerosi professionisti che si sono avvicinati, ci sono dei biologi che ci hanno inviato dei dati, ci hanno aiutato anche a meglio lavorare. Come arriviamo oggi, o meglio, come siamo arrivati il 17 a quel problema? Perché probabilmente molte persone non hanno più compreso quello che è accaduto. Allora inizio dall'inizio per arrivare poi alle compensazioni ambientali, che è una cosa più importante in assoluto. Allora, il 23 settembre del 2016 accade che l'ARPA scrive all'acquedotto, all'ASL, e gli dice che sono stati superati i valori dei preometani su alcuni fontanili di Matera Scanzano e Poligono. Questo documento non sembra essere mai arrivato ai comuni, a nessuno dei tre comuni. Se io fossi stato un amministratore del comune di Poligoro in maggioranza, sicuramente avrei chiesto conto e andrebbe chiesto conto, anzi mi rivolgo eventualmente al sindaco, si guarda la stipendista, chieda conto, perché noi vogliamo avere contezza delle questioni. Quindi chieda conto di quel documento, perché se qualcuno ha messo qualcosa, poi qualcuno deve venire fuori. Il 14 novembre del 2016 di Pietri, sollecitato da un'associazione che è Comacontro, presieduta da dottor Santoriello, presenta un'interrogazione all'amministrazione Leone. L'amministrazione Leone non si allerta perché non aveva mai ricevuto nessuna sollecitazione da parte degli organi competenti. Forse fa male perché avrebbe dovuto rispondere comunque all'interrogazione, quindi probabilmente si poteva accendere una lampadina. Non l'ha fatto, non è stata allora sollecitata dagli enti preposti, quindi forse qualcuno ha omesso e si dice omissione dall'ufficio e mi assumo responsabilità di quello che dico, quindi forse qualcuno non ha fatto qualcosa che invece avrebbe dovuto fare. Come arriviamo nel 2018 a questo problema? Il 7 marzo del 2018
ma io in Tibet presento un'interrogazione all'attuale amministrazione Mascia e gli chiedono: rispetto alla qualità delle acque, non vi siete mai preoccupati di sincerarvi qual è l'acqua, l'acqua che arriva ai rubinetti dei cittadini di Borigoro? L'amministrazione Leone non si affretta a rispondere. Sarà così l'amministrazione Mascia, chiedo scusa. Questo discorso sarà aggiunto anche di un'interrogazione a risposta orale del Consiglio Comunale del 4 maggio, perché se si fossero allertati per tempo, probabilmente le cose non andavano in questa maniera risaltate. Il 10 aprile del 2018 l'amministrazione Leone, per rispondere all'amministrazione Mascia, per rispondere sono concentrato perché io ho rispettato tutto quanto mi ha dato, anzi ora ci distrugge, prendo il bicchiere, ma così io cerco di rispondere a tutti quei siti che sono stati posti in questi giorni, perché è giusto che oggi mi sappia esattamente come sono andate le cose. Quindi il 10 aprile 2018 l'amministrazione Mascia, per rispondere all'interrogazione di due consiglieri per l'esercizio delle funzioni, chiede conto agli organi preposti di avere queste analisi. Gli organi preposti rispondono il 17 aprile e viene fuori il problema di regolarità. Se nessuno ci fosse preoccupato per questo, questo problema allora rispetto alla domanda, da quando tempo noi beviamo acqua di questo tipo? Ma questo non è da quanto tempo ancora la devi usare così? Cioè io come faccio adesso a finire? Non posso. Però Ivano mi ha detto una cosa importante. Ha detto sono contento che è successo una cosa del genere. Io non so se è importante questa cosa, perché rispetto a questo problema, no? Rispetto a questo problema, diciamo che si è scoperchiato una mentola che ci potrebbe mettere nelle condizioni finalmente di entrare nel merito e quindi cercare di vedere cosa è successo. Come si risolve il tutto? Il 24 aprile vanno a Potenza i sindaci dei comuni dell'area che hanno problemi, e in quella riunione succede che rientra dei valori. Adesso questi valori rientrano praticamente dal 17 al 24, rientrano di 4 mg per litro, durante la riunione rientrano di ulteriori 12 mg per litro. Allora qualcuno dice che perché non sa fare miracoli, io non lo so se perché non sa fare miracoli o non sa fare miracoli, così come non so se di Pierri e Santoriello sono visionari, riescono a vedere ma dove altri non riescono a vedere. Certo è che in quella assise qualcosa è rientrato. Può darsi pure che, avendo lavorato dal 17 al 24, è stato un caso che in quella mattinata tutto quanto si è risolto, il documento è questo. Solo che rispetto a questi documenti, io mi aspetto che forse qualche dirigente dovrebbe saltare, perché non è possibile che si metta a rischio la credibilità di un intero comprensorio e non succede niente. Non ho visto un comunicato stampa dell'ARPA, cioè rispetto. In questo momento l'ARPA sostanzialmente è stato screditato, allora potenzialmente o qualcosa deve dimettere o loro devono scusarsi, ma qualcosa deve succedere, non può andare tutto quanto facendo dimenticatori. Il 24 stesso veniamo convocati, anche Enrico è in conferenza con il gruppo perché sul capogruppo del futuro, veniamo convocati dal sindaco e giustamente chiediamo a cosa è successo, come mai sono rientrati. La risposta che ci è stata data è che sono la diversità delle provette che favoriscono l'evaporazione. Quindi questa è la risposta che ci è stata data dall'amministrazione. Credibile, non credibile. Io non entro nel merito della credibilità o meno, il problema è uno. E davvero io chiedo a tutti di cercare di comprendere un attimino quella che è la temporalità della gestione, perché quando dici dobbiamo contestare il sistema, dobbiamo contestare le istituzioni. Le istituzioni non le possiamo contestare più di tanto, nel senso che è l'istituzione che ti dice che dal 24 l'acqua è buona. E dal 24 tu puoi anche continuare a cucinare con l'acqua di casa.
ma significa che se ti vai a mangiare fuori qualcosa, ti vai a mangiare l'acqua, cioè ti vai a... Ma è chiaro, che le istituzioni, che piaccia o non piaccia, perciò che adesso sono creduti. Allora, eventualmente, noi dobbiamo contestare le istituzioni ma sotto altre formule, perché il problema è a monte, perché probabilmente i dirigenti di alcuni istituti sono di nomina politica, però andiamo ad avere un altro scenario. Allora, diventa un po' in tanto che si morde la gola. Il 24, quello che poi è accaduto per risolvere il problema, ci sta sempre detto dalla sindaco, come è uscito anche sull'ordinanza, praticamente come si risolve il problema, gli è stato poi passato il serbatoio dell'acqua di vino ed erogato l'acqua all'abitato dalla sola vasca del serbatoio di vicino a Pulle. Fino al 26 di lui si è risolto completamente il problema. Le nostre iniziative che abbiamo pensato, quelle che abbiamo, è giusto che le componiamo con voi e se vi viene in mente qualcos'altro, eventualmente suggeritecela, perché io voglio chiudere con il discorso della compensazione ambientale, perché è la cosa più importante, ci stiamo sopra da tempo, abbiamo messo in campo tutte le attività possibili ed immaginabili, anche con loro supporto, sebbene loro l'abbiano fatto, ma anche con loro supporto, anche con loro supporto, quindi se l'amministrazione ci può ascoltare sul discorso della compensazione ambientale, aiutateci voi, noi dobbiamo monitorare il territorio. Se non ce la facciamo da soli, se non calcolano le minoranze in consiglio, faremo casino. Signora, faremo casino. Dobbiamo monitorare questo territorio, punto, che piaccia o non piaccia. Stavo dicendo, le iniziative che abbiamo messo in campo sono l'interrogazione parlamentare che si è fatto carico l'onorevole Rossi, di Movimento 5 Stelle. La richiesta di avere dei nostri rappresentanti all'interno della commissione parlamentare, della commissione d'inchiesta, perché il governatore se ne è uscito con questo discorso, ha detto istituiamo una commissione d'inchiesta, è una cosa che si fa, quando si fa, quando l'istituzione non produce, l'istituzione fa una ricerca al suo interno. Allora noi abbiamo detto, siccome non sappiamo se possiamo vedere o non ci possiamo vedere, eventualmente chiediamo la possibilità di avere dei nostri delegati all'interno della commissione. Abbiamo delle menti, ci sono dei medici, ci sono avvocati, ci sono biologi, abbiamo la possibilità di avere queste figure professionali e quindi abbiamo la possibilità anche di poterle spendere. E quindi questo chiederemo. Il discorso dell'analisi delle acque diventa un po' più complesso perché tutte le analisi che noi potenzialmente andremo a fare potrebbero essere contestate. Provo a rispondere poi solo alle ultime domande che sono state poste qui per quanto riguarda l'esposto alla procura che diceva. Posso? Per quanto riguarda il discorso dell'esposto alla procura della Repubblica, sì, che proponeva cittadinanza attiva, siccome l'esposto alla procura lo dovremmo fare noi in quanto cittadini perché ci sentiamo resi, ma siccome la comunità è rappresentata dall'ente, significa che se l'amministrazione comunale si sente lesa al pari nostro, è l'amministrazione comunale che deve presentare questo esposto. La dovrebbe presentare l'amministrazione comunale per tutelare la nostra salute, per tutelare i nostri interessi. Se non lo dovessero fare, facciamo la stessa cosa del libro. Con libro abbiamo fatto la stessa cosa. L'abbiamo chiesto all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale non l'ha voluto fare e l'abbiamo fatto noi. Faremo la stessa cosa, però prima lo dovreste fare voi per tutelare le nostre famiglie, la nostra vita. Per quanto riguarda il discorso dello schema idrico io ce l'ho e lo posso pubblicare tranquillamente sia sulla pagina Facebook che inviarlo a mezzo WhatsApp a chiunque desidera averlo. La deroga. Su questo discorso della deroga, sono diventati tutti con i professori. Io non sono nessuno, loro sono professori, però mi sembra che forse gli altri li leggiamo meglio noi che loro. Perché sul discorso della deroga, io spero che non c'entra più nessuno in merito, perché se no vi leggo proprio che dice la normativa. E la norma dice, è possibile derogare partendo dalle funzioni di cambiamento di quella parte B, a condizione che vengano effettuate una valutazione di rischio in conformità alla presente parte, quindi da uno specchio di interrogativo di colore. E poi da una serie di indicazioni da tenersi per avere la deroga. E
cosa chiede? La LEA dice banca dati sulla filiera idropotabile, definizione delle zone di approvvigionamento, dati di monitoraggio delle rendite. Ma se non li mettete neanche sul sito, ma di cosa parliamo? Nel 2016 avevano i dati del 2012, ma di cosa stiamo parlando? Allora temperano prima quello che è il loro obbligo, una volta che l'hanno temperato, poi eventualmente si parla di deroghe, se di deroghe si possa mai parlare da noi. Comunque, perché e chiudo il discorso del monitoraggio, è una cosa particolarmente importante, perché il comune di Borgoro, come altri tre comuni, cioè Tursi, Novasili e Rotondella, sono destinatari della compensazione ambientale. Cos'è la compensazione ambientale? Sono delle somme in denaro, sono pari al 25% per quanto riguarda il 100% dell'intero importo, lo prende il 50% il comune di Rotondella, il 25% lo prende la provincia di Matera, che poi la provincia di Matera è completamente assente. E destinatari di compensazione ambientale, anche i consiglieri provinciali, anche i sindaci consiglieri provinciali, dovete entrare nel merito, devono entrare nel merito, cioè noi dobbiamo pretendere che questi entrano nel merito, l'altro 25% invece è diviso tra gli altri 4 comuni. E sono questi qua. Cosa succede? Che da sempre, e ora mi scuso qui, però non sto capendo, la devo fare, perché qua noi abbiamo sempre fatto i parchi con la compensazione ambientale, la norma lo prevede, il parco della Cicogna, il parco di Mecicone, sono stati fatti con quei soldi. Allora quel parco è bellissimo, ma io ho detto che non c'entra mai l'inaugurazione del suo consiglio comunale, ma i soldi che sarebbero dovuti essere usati per monitorare l'ambiente sono stati usati dai parchi. Allora poi arriviamo che ci lamentiamo che abbiamo i problemi. Abbiamo i problemi perché forse qualcosa di diverso andava fatto. Ma ripeto, non vuole essere la promessa. Però nel 2014 cosa farai tu? Qua possiamo dire che possiamo ci batteremo con questa cosa. Ci vorrà un po' più ampio. Arrivo. Dico quello che non hai fatto e dico anche quello che hai fatto, perché io cerco di essere reale. Dico anche. Questa associazione non doveva essere senza valore. Sì, però non dobbiamo sapere finta di cosa possiamo fare per fermare. Perciò parlo del monitoraggio, perché parlo della compensazione ambientale? Perché là è il succo del discorso, perché se noi facciamo un'analisi, arrivo subito e chiudo, se noi facciamo un'analisi valgono zero, le analisi le deve fare il comune di Borgoro, le deve fare il comune di Borgoro, come le deve fare destinando tutte le risorse della compensazione ambientale al monitoraggio del territorio. Non vanno bene neanche gli 80.000 euro, tra l'altro 80.000 euro dell'amministrazione. Non vanno bene neanche quelli, dobbiamo destinare tutti i soldi della compensazione ambientale per il monitoraggio dell'acqua. Vale a dire, noi siamo fermi al 2014, quelli che prenderemo in quest'anno sono del 2015, sono 193.000 euro all'anno circa, per gli anni che avanziamo avremo un bel giusto tecnico per fare tutte le analisi che dovremo. L'unico discorso, stateci vicini, questa è una battaglia di civiltà che dobbiamo vincere. Tutte le risorse della compensazione ambientale devono essere destinate non più a parchi, per quanto siano ben i parchi, ma a tutelare la nostra salute. Scusa, perché hanno usato questi soldi qua per fare i parchi, non per la compensazione? Per pulire l'aria. Non ho capito. Per pulire l'aria. L'aria, la scelta comunale. Si può fare. C'è la stata per modificare l'aria. Potevano fare. Però nel frattempo noi abbiamo bevuto la cacca, ma l'hanno bevuta anche loro. Nessuno. La questione sulla quale io sono andato a consapevole tutti. Abbiamo tutti lo stessissimo problema. Quando uno dice, ma certo, ma anche loro si dovrebbero dimettere, soprattutto il Pittella, il sindaco della situazione, perché vuole fare solo militarizzare tutti e non concludere nulla. E peggio il problema, che scusa, il problema che ho detto prima è semplice, fare casino. Non facciamo casino, se facciamo casino, ma non casino, casino che è,
come abbiamo fatto fino adesso. Uno parla e tutti quanti ascoltiamo. Niente, per me, te l'ho detto qual è la situazione, perché è inutile che ci pigliamo in giro, è anni che andiamo avanti con sto impinamento e tutto quanto. Nessuno fa niente, è inutile stare qua a parlare fra le chiacchiere, perché sanno solo e sempre chiacchiere, perché sotto quella situazione là ci sono delle cose che né tu né io immaginiamo. Si è suicidato il capo Torna della sicurezza dei rifiuti, si è suicidato quello di Miggiano, tra un po' si suicida qualcuno dell'Enea e noi siamo ancora qua a parlare. Allora, secondo me, bisogna fare quello che hai detto tu, è semplicissimo. Fare una rivoluzione popolare, andare con le tende, andarci a mettere, stare là. Almeno viene sinceramente a me di prendere una mazza, andare a fare una carriera, andare là in regione, spaccare tutto, non se ne può fare. Secondo me è questo. Scusate, vuoi dire qualcosa più? Sì, io volevo mettere un attimino un punto in luce. Prima di tutto dobbiamo assodare chi siamo, quanti siamo e chi è, perché qui vedi, in base alla pagina, quanti siamo? 10.000? Ma non lo calcolare, 10.000 10. Vabbè, 10.000, ma almeno non dicevo, ma almeno un punto. Allora dobbiamo avere quanti alla mano, chi ci appoggia, perché poi andare in buchi a fare il casino, ma io voglio civile, casino civile. Questa è una cosa secondo me gravissima, anche per il comune di Policola, sapendo che siamo in mezzo all'inquinamento, c'è a disposizione i soldi e non l'ha mai utilizzato per questa cosa che stai dicendo tu. È una cosa gravissima. Per me, e sarebbe da denunciare tutto. Fino a ieri non la prima cosa, scusa. Poi le chiacchiere, la cimentiamo dietro. Io volevo aggiungere un'altra cosa, siccome se l'amministrazione non prende certi provvedimenti, quello che abbiamo chiesto poco fa, noi da cittadini cosa possiamo fare? Volevo dire proprio questo. Secondo me, se posso, cerco anche di sintetizzare le varie posizioni. Siamo tutti d'accordo sul fatto che non possiamo stare fermi. Il fatto che siamo qui a discutere, tra l'altro civilmente, pacificamente e in maniera costruttiva, dimostra che una coscienza civica l'abbiamo sviluppata, non siamo qui a fare chiacchiere, siamo qui a cercare di capire cosa è successo. Io ho parlato di amministrazione, la mia posizione, o meglio, più che la mia posizione, quello che io deduco è questo: siamo tutti pronti a difendere i nostri diritti, i diritti di cittadini. Ma io ho detto, non parliamo soltanto del problema acqua, diciamo che parliamo di ambiente in generale. Abbiamo toccato il problema fondi di compensazione ambientale. Se io da consigliere comunale devo per forza sapere che cosa sono e come si utilizzano, la città, chi si occupa d'altro, non è tenuto a saperlo. Perché uno che fa un altro lavoro non è che gli frega niente dei fondi di compensazione ambientale. Allora, bravissimo, noi abbiamo l'obbligo di riferirlo a voi per farvi entrare in certi meccanismi. E voi tutti da cittadini avete l'obbligo morale, naturalmente, di sostenere queste idee. Che cosa intendo dire? Guardate, faccio un piccolo passo indietro, tu hai detto una cosa, quanti siamo, chi siamo? Lascia stare, Facebook è una cosa, la realtà è un'altra cosa. Ecco perché abbiamo detto, io ho fatto tante battaglie, ma lascia stare, e poi alla fine l'avevamo fatto. Allora, Manuela, su Facebook siamo tutti quanti bravi, curiosi, dopodiché quando bisogna metterci la faccia, scusate, non è facilissimo farlo, te lo posso garantire, però dobbiamo farlo. Noi dobbiamo essere una parte sana della città, che quando si dice armiamoci e partiti, noi dobbiamo essere quelli che partono, non so se mi spiego. Questo è il nocciolo della questione, non limitarci a fare grandi belle frasette per avere i consensi eccetera eccetera. Che significa partire? Scordiamoci l'idea della rivoluzione. Dico questo non per smontare nessuno, che poi di transito qualcuno andiamo a bloccare la 106, andiamo a fare, fate attenzione, certe questioni, certe cose, sono stati gravissimi danni. Indubbiamente, però non c'è una cosa, se andiamo a bloccare la 106 continuiamo in danno, a parte il fatto che dovresti andare a pregare la gente per fare la prestazione di genere, questo mi permette. Allora che cosa possiamo fare? Io non credo, personalmente, non credo che per questa questione si sottinti come è successo per le scuole. Io non credo che per questa questione si mobiliti l'intera regione basilicana.
lo stiamo dicendo, no? Ci stiamo guardando, ci stiamo contando, tra virgolette, lo stiamo cercando di capire. Non credo che si possa immaginare la mobilitazione popolare, però neanche bisognerà tollerare l'idea che tutto questo passi inosservato. Allora, tanto per essere contenti, che cosa c'è da fare? C'è da sollecitare il comune, da diffidare il comune a utilizzare, io faccio questa proposta che mi viene così sul momento, lo vediamo. Invitare il comune a utilizzare tutti quei soldi per le compensazioni ambientali. Allora vi dico molto chiaramente, secondo me, non che non dispiace proprio perché se ci sono. È una cosa che la cosa che lo faccio io, o che lo fa Maiuri, o che lo fa Bianco come consigliere comunale, una cosa che faccio una raccolta di firme in cui per esempio 2, 3, 5.000 cittadini organizzati in 2, 3, 4 giorni raccolgono tutte queste firme e chiedono, fanno una petizione al comune in cui si chiede di utilizzare tutti quei soldi per fare dei controlli straordinari. Controlli straordinari, scusami, ai quali, come se non bastasse, dobbiamo partecipare noi. Non io, non noi, io personalmente. Noi in delegazione attraverso persone che abbiano competenze per partecipare ai controlli. È normale che, vedete, secondo me, quello che fa la differenza nelle scelte amministrative è il fiato sul corpo dei cittadini. Se i cittadini lasciano passare inosservate le cose, l'amministrazione tace, sta ferma, lavora soltanto, quanto dovrebbe stare in tempo e fa tutto quello che vuole. Se l'amministrazione sente il fiato sul collo dei cittadini, perché per esempio al Consiglio Comunale non ci andiamo in 10, ma ci andiamo in 1000, 1500 a chiedere e ottenere questo, io sono convinto che qualche risultato in questo senso la rivoluzione, tra cui in questo senso ci sto, a questo proposito per esempio il 4, cioè il 4 maggio c'è il Consiglio Comunale. Però secondo me la prima cosa da fare è il coinvolgimento popolare. Ci sono questi soldi, noi dobbiamo chiedere e pretendere dal comune di Policoro di fare utilizzare tutti quei soldi per fare il controllo, le analisi sulle acque e la prima cosa da fare immediatamente, tanto dico di più, con questo faccio anche l'aspetto, attenzione che quando si è in 3 o 4 non vale tutto, ma durissimo nelle altre porta prima, una cosa quando si è in 10, 20, 30, per cui anche attraverso il gruppo Facebook, questo è importantissimo in questo senso, stiamoci vicini, cerchiamo di organizzarci, già per esempio se riusciamo a fare una petizione, una raccolta di firme che possiamo prepararla a tempo di regola da inoltrare al comune di questa strada, facciamo, dopodiché che succede? Non vogliono fare un pubblico centro di prima occupare pacificamente l'auto come si piace, ma non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente niente, però dobbiamo seguire l'ordine, dobbiamo seguire l'ordine di priorità, dobbiamo fare tutto con civiltà, scusate a me, ho finito. Se perdiamo la testa, ecco il senso di esserci divini, non c'è solo leader del comitato, non è che comando io, lui o lui, dobbiamo decidere tutti insieme, però se perdiamo la testa e cominciamo a andare con azioni disparate, perdiamo anche la prova. Se dobbiamo avere un risultato concreto, dobbiamo far sentire un fiato sul fondo, noi dobbiamo essere pressanti rispetto all'amministrazione. E questo è una volta per essere pronti a qualsiasi tipo di rivoluzione. Non armati, senza violenza e senza niente. Allora io dovrei preparare chi ha competenze se non lo so fare. Ma cioè proprio per raccogliere. Poi si metterà anche sulla pagina così la gente che ne può. Che poi non capisco, stanziano sti 190.000 euro, non capisco perché non l'hanno mai fatta fare. Capito quello che non riscaldiamo, Sì, è tutto, no?
normalmente è comune. Posso aggiungere una cosa che può essere la che il comune di un'attenda. Ovviamente non è che può investire un milione di euro al monitoraggio per guardare il monitor, no, ma il comune di Rotondella ha vinto un ricorso e gli spendono un milione e qualcosa di euro. Se si mettono insieme, non dico un milione di euro, ma le somme necessarie, perché quel milione di euro comunque è destinato al monitoraggio del territorio rotondellese. Allora se Rotondella fa il suo, il monitor fa il suo, il Donasini fa il suo, io penso che diamo un valido contributo anche a Scanzano. Perché se noi monitoriamo bene, Scanzano, che non ha questa risorsa finanziaria, può trarre un beneficio tranquillamente. Quindi se noi lavoriamo bene... C'è la stessa valenza praticamente. Non dispetta, perché il decreto legislativo dice che sono i comuni che sono confinanti a 10 km. Scanzano è fuori. Scusate, abbiamo un'altra mezz'ora buona se vogliamo, quindi sfruttiamola per... Potrei fare un breve intervento da questo punto di vista, soprattutto perché quando parliamo di fondi di compensazione ambientale, di monitoraggio dell'ambiente, che ben venga. Però stiamo già parlando di una fase successiva. Io credo che dovremmo rialzare, okay, gli occhi al cielo tutti quanti e guardare quello che è successo, io dico a Policoro, ma anche a Scanzano, anche a Novasiri e così, e tutti per i comuni che sono stati coinvolti nell'emergenza idrica, dove ci sono stati danni che non sono arrivati soltanto al cittadino per il disagio che ha avuto dell'acqua, ma anche alle attività e a tutto quello che era il mondo agricolo e tutto il resto. Io credo che questa società, questo è il comune di Policoro, il comune di Novasiri, tutti gli altri comuni, i cittadini non possono delegare, come dice Giuseppe, il compito di fare una denuncia, un esposto vero alla procura, perché si faccia chiarezza una volta e per tutte, al comune di Policoro, al comune di Novasiri, ai comuni. Questo perché l'istituzione ha un ruolo, chiaramente, anche diciamo di non perdere da questo punto di vista. Io credo che la prima cosa da fare invece sia farsi la raccolta delle firme, ma denunciare l'accaduto, e in modo tale che non si vede una sola firma di un sindaco o 10 firme di consiglieri comunali, ma si vedono 100, 200, 300, 500, 1000 firme, e lo so che è un'utopia, però una volta che arriva una denuncia di questo tipo, chiaramente una responsabilità, un'attenzione maggiore verso questo tema sarà sicuramente diciamo migliore e farà luce e chiarezza su quello che è successo. Poi il monitoraggio sicuramente, siamo tutti quanti d'accordo, è una cosa da fare, ma questo è soltanto per classificare se c'è o non c'è un problema, se ci sarà o non ci sarà un problema, per anticipare questo problema, perché poi sappiamo benissimo che se è un problema di inquinamento e sappiamo dov'è l'inquinamento, chiaramente non è oggi, non è tra un mese, non è tra un anno, il problema si potrà ripetere perché il meccanismo del funzionamento dei potabilizzatori varia a seconda delle temperature, sta arrivando l'estate, quindi avremo un altro problema probabilmente, se ce lo diranno o non ce lo diranno, quindi saremo più attenti sull'uso e sulla qualità dell'acqua e potremo avvantaggiare forse i nostri, diciamo, concittadini, le nostre attività di una certificazione di qualità ambientale chiara, sicura, pacifica, e nessuno ci potrà dire che siamo un sito inquinato, anzi siamo a livelli altissimi di attenzione e di controllo, ma che devono essere secondo me due azioni distinte. Una, va fatta la denuncia, va dimostrato che questa città passivamente non subisce quello che è successo e non lo accetta più, non lo può accettare. Due, alziamo l'asticella del controllo e rivolgiamoci, diciamo così, alle autorità perché facciano più attenzione su questo tema, perché a valle c'è un altro controllo, così facciamo un controllo dell'acquedotto, un controllo dell'ARPAP, un controllo delle AS e un controllo del comune. Chiaramente, lo diciamo subito, se si fa la raccolta delle firme anche per l'utilizzo di questo monitoraggio, i dati devono essere costantemente pubblicati sul sito, perché il cittadino ne deve essere a conoscenza. Perché questo sarebbe un altro modo per controllarlo, perché sono d'accordo con Giuseppe, l'unica volta che mi sono d'accordo, dove dicono, e l'hanno detto più volte, i dati vengono pubblicati, sì,
ma se si fa un controllo all'anno e quel dato non viene neanche inserito nel sito, chiaramente il cittadino non lo può sapere. È chiaro che l'ASM dice non è compito mio pubblicarlo, l'acquedotto dice io c'ho un sito, se volete venite a vedere il mio sito. Io pretenderei anche dalle istituzioni che i comuni che si facessero avere questi dati cadenzialmente una volta ogni 6 mesi, non una volta all'anno, e li pubblicassero pure sui nostri siti, perché saremmo più capaci di attenzionare il problema. Ma se posso, allora per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, lo sa solo il dottor Farina che tipo di fatica abbiamo fatto. Il dottor Farina mi ha sorgherizzato a me, dice no, tu li devi far mettere, ma io oltre a chiedermi, e gli ho chiesto in conferenza capigruppo, e gli ho chiesto in mezzo scritti, e gli ho chiesto se andato personalmente, ho preso un po' di vacanza, sono andato alla stanza del sindaco, e sono andato di sindaco, ti prego, devi mettere questi dati. Mi ha sorgherizzato. E solo così siamo riusciti ad avere i dati pubblicati. Adesso i dati ci sono, allora dobbiamo chiedere che tutti gli enti, così come abbiamo praticamente previsto, queste cose le dovete sapere, cioè partecipare all'azione significa anche sapere questo, il minimo delle questioni. È andato Gianni, l'avete visto il video, che cosa è qua? Sta storia, Gianni Lappi se gliel'ha messo in mano in un consiglio comunale, che gliel'ha aveva pure negato. Sto parlando della questione dell'isola dell'acqua. Io sto parlando di questo. Su Ritrek è chiaramente una manipolazione. Sempre si riferiva a quello. Cioè, a un certo punto l'acqua. Dobbiamo parlare di monitoraggio nella sua dimensione più ampia. Non possiamo stare. Sono due aspetti. Che capiste che questa comunità non può subire passivamente quello che è successo, perché altrimenti ci ritroveremo un'altra volta qua tra 2 mesi, tra 6 mesi, tra 8 mesi, a parlare della stessa cosa. Qua dobbiamo essere un po' più operativi. E io penso che io fungo il dito sulla denuncia. Mi sei perso tutti quelli giornali, si è perso la prima parte, solo più tardi. Sì, perché la questione denuncia abbiamo già sodata. La signora Tassia di Cittadinanza Attiva ha già preparato un esposto denuncia che ci girerà, noi sottoscriveremo senza chiedere la città, perché vedete imbarazzati, dire una via per favore denunciata, con chi lo vuole fare lo fa. Noi abbiamo questa metodica, tu lo sai, noi l'abbiamo già utilizzata per vedere, e poi l'evoluzione è stata quella che è stata, cioè firmare l'esposto denuncia significa assumersi una responsabilità, noi l'abbiamo fatto, non ce ne frega assolutamente niente, siamo convinti, i risultati purtroppo sono arrivati. E come l'abbiamo fatto per venire? Non abbiamo nessuna difficoltà a farlo per la questione acqua di cui stiamo parlando, quindi questo è un fatto già assodato. Tant'è che Giuseppe diceva una cosa diversa, diceva per qua, ma è una posizione relativa che si può fare. Lui diceva no, per me deve essere il comune a farlo, ok, la sollecitiamo, se come abbiamo fatto con l'Enea per fare l'esposto di denuncia? Difida sì, riteniamo che tu dovresti essere il primo a tutelare il territorio e denunciare quello che sta succedendo ad Enea, eccetera, eccetera. No, non lo faccio, ok, basta, se te ce lo facciamo, non l'abbiamo fatto noi. Non è che ci vuole moltissimo fare la stessa cosa anche qui. Ed è un punto assolutissimo su quale tu sei perfettamente d'accordo. La questione trasparenza, guardate, io vi invito a prendere quello che c'è di buono in questo momento. Sai cosa c'è di buono secondo me in questo momento? Che noi abbiamo voglia e bisogno di parlare. Perché qua non si viene in campagna elettorale, né a fare politica, abbiamo la necessità di incontrarci come cittadini. Cosa che purtroppo non facciamo quasi mai, se non virtualmente, per affrontare i problemi. E i problemi in questo momento, il problema, quello dell'acqua, mi riferisco, perché poi sono due cose altrettanto importanti, il problema è che noi oggi ancora non siamo in condizione di aver capito niente di quello che è accaduto. Faccio un passo indietro, forse non c'è neanche qui, noi abbiamo detto che il problema vero è che è successo, che siamo rimasti improvvisamente, come dire, ci siamo accorti che l'acqua non era potabile, non ce l'hanno tolta, poco male. Ma ad oggi non abbiamo avuto una spiegazione esaustiva sul perché questo è accaduto e non ci siamo bevuti il fatto che la semplice pulizia del serbatoio sia stata sufficiente a risolvere, come per incanto, la partenza poi la questione. Allora, il problema secondo me è quello dell'acqua, va posto in questi termini, nel lungo termine. È stato veramente un problema di serbatoio, di cloro in eccesso, la distrazione, la cosa occasionale? Oggi è un problema
problema a fondo che riguarda la diga di Monte Cotugno, l'invaso del Pertusino, attraverso i collegamenti, i pesci che muoiono, di Pendola, le scariche di Santa Caccia, le scariche di Sinistra. Andate a leggere mentre noi parliamo, vedete la Silicata Nette, vedete che cosa sta succedendo in questo momento? Di oggi pure. Ancora una volta, liquami percolati dalle scariche di Senisca attraverso il torrente vanno degli invasi con il Cotugno. Quando si comincia a ribellare la gente, cioè la città, le persone, quelle che esistono fisicamente, che mangiano, dormono, vivono, eccetera, eccetera, io penso che qualcuno il problema sia delle cominciare. Ecco perché spetta a noi rappresentarli, ma per la strada, è tempo perso. E per questo dico, guarda, io sono molto d'accordo con il signore. Non lasciamo che le cose siano fatte in maniera occasionale, cioè ci siamo incontrati stasera. Facciamo il punto, due tre decisioni le abbiamo prese, uno. Valutiamo, esposto denuncia, due, immediatamente raccolta di firme per chiedere alcune, tutti i fondi di compensazione per il monitoraggio ambientale, ci sta. Se tutto questo non accade, non servisce a bene, il terzo passaggio è che noi andiamo al comune a far sentire la nostra voce. Bravo. E se in casa andiamo anche a potenza, a quattro questa è un'azione da fare immediatamente. Per me finalmente l'informazione sta uscendo a 260 gradi, quindi che esce tutti qui da Parigi, può essere Facebook, Instagram o quant'altro. Spero che non avvenga mai. Quante altre informazioni avete qua stasera? Una situazione del genere, però c'è tanta gente che non ha accesso alla rete e quindi non ha informazione libera ed esaustiva. Durante l'emergenza, io parlo dei miei genitori che sono anziani, parlo dei miei figli che sono piccoli, no? Non c'è stato un decalogo, pure perché io sulla rete leggevo di tutte le cose, ho lavato le zucchine perché posso mangiare, la pasta la posso cuocere e compagnia cantante. Allora io dico, no, l'informazione, un minimo di decalogo, ok, c'è questa emergenza, che l'acqua è stata ritenuta non potabile. Queste sono le cose che si devono fare. La cosa più grave che ho notato all'interno della città di Napoli, che le fontane pubbliche non hanno affisso neanche una scritta acqua non potabile, dove i miei figli, i vostri figli, i nostri figli giocano qui. Quindi anche con le belle giornate sudano e vanno a bere, si vanno a lavare la faccia, le mani, perché poi alla fine un minimo di chiarezza, dice ok, questo si può fare, questo non si può fare, ovviamente non è che stiamo parlando di benzina o di quant'altro, è acqua, quindi l'acqua è l'elemento principale che l'essere umano assume, quindi la metà di uno va bene, tutto qua, un minimo di chiarezza, un decalogo, spero che non succeda mai più un'emergenza dell'energia. Io volevo chiedere una cosa, a proposito del libro, come diceva Giuseppe, diceva anche Enrico prima, noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, perché il libro è una bomba sotto il nostro sedere, ma una bomba veramente, e soprattutto noi a tutt'oggi ancora non sappiamo che cosa sia successo. Anche qui noi dovremmo chiedere alle istituzioni un incontro pubblico dove ci siano i vertici della SOG, della Ditelli e compagnia bella, e ci devono spiegare cosa è successo. E perché poi, tra l'altro, è passato un consolino, una domanda che ha fatto Giampaolo alla responsabile dell'acqua, la dottoressa Fortunato, che alla fine, Fortunato, alla fine del discorso ha lasciato intendere che ci fosse ben altro, ma non stava a lei spiegare, è vero o no? Io sono rimasta basita, perplessa.
e lei non ha dato nessuna risposta nonostante Giampaolo gliela abbia fatto notare. Quindi Vitre, stiamo attenti, no? Veramente noi dobbiamo fare un'azione immediata, e io l'ho anche scritto, immediata. Dobbiamo chiedere immediatamente al sindaco, all'amministrazione, di fissare un incontro con i vertici del Vitre. Deve finire la concezione di fare tavoli, tavoli tra di loro, deve finire questa cosa, siamo stanchi. Cioè fanno le loro riunioni, poi tutto a posto, e noi dobbiamo stare zitti, tranquilla, e continuare a... Questa giunta postissima è diventata... No, 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 da poco. Basta. Sono in questo momento, iniziato a consigliare, si tiene un workshop sull'incidenza di un'ora di risultati. Alcuni ce l'avevano prima fatto lo stesso gioco, ma in verità l'avevano pianificato, poi siccome non hanno dato seguito alla cosa, quando Gianni mi ha chiamato, mi ha chiesto perché avevano partecipato io per tavolo, e poi non ci hanno fatto più niente. Noi abbiamo organizzato, poi loro lo hanno dimostrato, quindi è successo una casualità. Ma voglio dire una cosa importante che dice. Tra i relatori c'è qualcuno che ha strutturato un documento della regione Basilicata. Abbiamo ci sono anche esponenti, quindi sanno che non dico una cavolata. Questo relatore non ha la scheda di cristallo, ma so già quello che dirà, perché dirà il contenuto di un documento che ho già presentato ad altri tavoli. La media dei tumori registrati in Basilicata è al di sotto della media nazionale, di linea con la media della regione di Cerro. Mi sono preso la briga di andare a vedere cosa dice invece un altro istituto, che è l'Associazione Italiana Oncologica Medica, e i dati che ci dà, io ve li riporto, ma non puoi parlare con il ministro, non puoi parlare con tutte le persone. Allora, noi abbiamo 369.000 casi tumorali a livello nazionale su 60 milioni di abitanti, abbiamo 3.200 in Basilicata su 574.000 cittadini civili. Allora, se andiamo a fare le promozioni, vediamo che forse quello che ci stanno dicendo in altre sedi non è quello possibile. Allora noi non ci dobbiamo, non dobbiamo insorgere e reagire di pancia, però ragionati di test, dobbiamo dire quello che sta fino a no non possiamo correggere, però da qui in avanti qualcosa deve cambiare, perché se non cambia, se non mi sto, io sono l'ultimo che vuole scendere in piazza, se io davanti non parlo mai, cioè a meno che solo quando lo fa necessariamente lo faccio. Però il problema è che arriva a un punto, si è arrivato a un punto di non ritorno. E questo non possiamo più permettere. Ma noi dobbiamo scendere in piazza, perché grazie al fatto che ci siamo alzati abbiamo avuto l'incontro, perché se no non avremmo avuto nessun incontro con la ministrazione. Noi dobbiamo scendere in piazza e farci sentire, l'unico mezzo che abbiamo, è quello pacifico, però è l'unico che abbiamo. Adesso sì, volevo dire a proposito dei dati, insomma, quei numeri si riferiscono soltanto alle persone che si curano troppo in Basilicata, quindi quanti, esatto, quindi quanti sani, compresa io, ci andiamo a curare in un'altra regione, migliaia, quindi quei dati non sono per niente attendibili. Quindi noi dovremmo andare in gruppo, non soltanto noi 100-200 che siamo qui stasera, quanti siamo, tante persone saranno fuori, magari a sentire, non lo so, altri vedranno la diretta, dovremmo andare, partecipare a questo tavolo rotondo e dire cosa sta succedendo ai danni nostri. Quindi io mi sento coinvolta personalmente per il mio passato, per il mio trascorso, e quindi mi sento di dire a nome appunto di tutte quelle persone che hanno passato quello che ho passato io, alle istituzioni, ma non al sindaco, non all'amministrazione comunale, non ai consiglieri, alla regione direttamente, partecipiamo ad un incontro incontrando le persone che ci governano dall'alto. Non lo so, è difficile, è complicato, è come quando noi facciamo i consigli di classe a scuola e ragioniamo tra di noi professori, alla fine magari il dirigente non partecipa all'incontro e finisce così con un verbale, ok, è stato messo a verbale. Noi dobbiamo pretendere da Lucani
di incontrare chi ci governa, non il sindaco di Policoro, anche lui certo, ma non il sindaco di Policoro. Sì, ma no, ma io sono d'accordo con tutto ciò che è stato detto, infatti sono stata in silenzio ad ascoltare, perché io sono d'accordo su tutte le cose che si sono dette qui, che si sono scritte sulla pagina Facebook, assolutamente. Certo, è la persona che più direttamente possiamo incontrare, però non è la persona che risolverà il problema della nostra regione, non è la persona, ma non succederà mai, io ormai sono scettica, questa cosa non succederà mai. Allora, chi è adesso? Facciamo i nomi, nome e cognome, chi è Pittella? Incontriamo, dobbiamo pretendere da Lucani di incontrare queste persone che a discapito nostro governano, mangiano, fanno i soldi. Questa è la realtà dei fatti, perché purtroppo la politica è sporca, non è una, non quella che facciamo i presenti, dico la politica in generale che fanno queste persone ad alto livello, è una politica sporca, è una politica che ammazza le persone per che cosa? Per i soldi. Sì, una morte silente alle loro orecchie purtroppo è silente e questo non va bene. Quindi noi da Lucani, io in prima linea, dobbiamo pretendere che queste persone ascoltino la nostra voce. Io a 4 mesi, scusami, mi rivolgo a lei soprattutto, io a 4 mesi dalle regionali invece direi andate per i fatti vostri. Il potere popolare è il più forte che esiste. E dove andiamo? Oggi Pittella, se viene qui, verrà a dichiararvi che è tutto a posto. E noi abbiamo modo di rispondergli. Siamo in campagna, signora, siamo in campagna elettorale. Una settimana fa qua c'erano un senatore e un onorevole, oggi già assenti. Allora, un politico è attento durante tutto il periodo di contestazione, finché la situazione non viene risolta. Come fanno a Non c'è nessuno. Paride mi ha chiamato e tu vieni, io ho detto no, cioè, non sapevo ci fosse, vengo io personalmente. Però sappiate che adesso le azioni da svolgere devono essere più concrete, perché io sono 3 anni che guardo i problemi di questo territorio e i problemi dell'acqua. Guardate, qua sento parlare solamente dell'avvelenamento idrico, quello causato dal fatto che beviamo, ma voi non pensate che qui comunque c'è un ritorno di immagine, c'è un ritorno di immagine che sta facendo perdere consensi al nostro territorio in termini turistici. Ma un'altra cosa, io l'anno scorso riscontravo qui, sono stato 3 mesi in piazza e molti di voi lo possono confermare, c'è un problema derivante dal mondo agricolo. Io so che l'anno scorso la fragola Candonga, la buona fragola lucana, era abbandonata nei frigoriferi perché non si riusciva a vendere, perché era fuori mercato. Con questa pubblicità dell'acqua noi rischiamo che la fragola Candonga diventa la fragola che avvelena i popoli, quindi rischiamo che un mondo agricolo che è già in grave difficoltà muoia per sempre. Di questo, fammi permettermi una parentesi, sì. Io in giro in questi giorni in una città, insomma, ho visto un cartello grandissimo, fragole italiane, tra parentesi, non di Policoro, supermercato, fragole italiane, non di Policoro, cioè chi le vendeva ha precisato che non erano fragole di Policoro, questo è deleterio per il nostro territorio, anche questo è morto. Sì, signora, come lo Stato pretende che sul pollo venga scritto derivazione, perché ha delle caratteristiche? Noi dobbiamo garantire che la nostra fragola Candonga, di cui io Materano ne vado molto fiero per la sua grandezza, per il suo sapore, abbia i requisiti sulla tabellina che dichiari che sia una fragola certificata e ottima da mangiare. Però se queste notizie dell'acqua oggi stanno ledendo questa immagine, è negativa. Quindi non perdiamo più tempo. Gianni, vuoi andare a occupare il comune? Sostenetelo. Io sono a fianco di lui, io sono disposto a venire nuovamente a sostenerlo, perché è chiaro che l'azione parte dai consiglieri comunali per poi rivolgersi ai cittadini. Vorrei aggiungere una cosa. Assolutamente. Vorrei che tutti questi buoni propositi dei presenti questa sera non si limitassero
al momento, ma durassero nel tempo. Voglio ricordare un episodio che è capitato a me nel 95. Un amico che lavorava all'interno dell'Enea mi dette notizia che lungo il corso del fiume Sinni, nei pescheti dell'azienda Grifera, c'era il tubo rotto, il tubo che oggi è stato sequestrato. È successo già. E praticamente i liquami scaricavano nel pescheto. Chissà quanta gente ha mangiato quelle pesche. Ora, cosa feci io? Mi rivolsi a qualche politico qua della zona, proprio scena muta. Alla fine chiamai Giuseppe Di Bello e Di Bello fece le verifiche. Dopo che fece le verifiche, organizzò un sit-in davanti all'Enea per risolvere questo problema. Vennero due pullman da Potenza con 100 persone. Per 3 giorni di seguito girò la macchina a Policore, a Melasina, a Tursi, a Scanzano per sollecitare le popolazioni a partecipare a questo sit-in. Beh, io vi posso dire, c'era Albina Colella, c'era Ulderico Pesce, faccio nome e cognome, potete chiedere, è stato il 17 dicembre del 95. Del 2005, della zona solo io c'ero, non è venuto nessuno. Ecco perché adesso i problemi, poi i nodi arrivano al pettine, quando ormai siamo arrivati a uno stadio avanzato di questi problemi. Allora possiamo, se non ci sono altri interventi, se c'è qualcuno da aggiungere qualcosa, altrimenti proviamo a concludere. Chiudiamo le soldi. Allora, io direi, se voi siete d'accordo, di organizzarci così. Intanto due questioni, due diciamo aspetti tecnici. Uno, stasera stesso magari Giuseppe, che è amministratore del gruppo, su Facebook, sul gruppo, al quale ovviamente spero che siete tutti, chi non c'è ci si iscriva naturalmente, come dire, darà di quello che, un piccolo resoconto di quello che è stato detto, delle iniziative che sono in corso e che soprattutto prenderemo dato per noi, quelli che dobbiamo dire che adesso li assumiamo. Un'altra iniziativa, non so se l'ho detto, è quella che sta aspettando lo storico di tutti le nazi, come abbiamo detto all'inizio. Questo è fondamentale, questo è determinante per capire di che parliamo, se è del serbatoio o che perde o che è sporco, o se invece il problema, come potrebbe essere, molto più complesso e molto più bello. La prima cosa, stasera stesso si dà questo resoconto, dopodiché entro domani, dopodomani, prepareremo una petizione, una richiesta del nostro comune, che è quella che abbiamo ripetutamente detto, sulla quale penso siamo tutti d'accordo, cioè destinare tutte quelle somme di cui abbiamo parlato al monitoraggio, al controllo ambientale del territorio, della salute in senso generale, ed in particolare, con un particolare occhio di riguardo, alla questione acqua potabile e alla questione Enea, che naturalmente non può essere tenuta a parte, anche perché, non voglio essere allarmista come si può dire, ma è vero che ad oggi non abbiamo elementi per poter vedere che non ci sia nessun collegamento tra le due cose, tra la questione Enea e la questione acqua, ma non abbiamo neanche elementi che ci inducono a ritenere che sicuramente non ce ne sia, quindi stiamo in campagna, riprendo la frase che sta detto, manteniamo alta la guardia, ci stiamo alerta, stiamo svegli. E la cosa, l'altra cosa che voglio dire, la signora ha parlato prima di Scanzano, una cosa che potremmo cercare di fare è sollecitare, perché interessa davvero, ci sono amici che vengono da fuori, da Matera, e cercare di sollecitare anche l'impegno civico degli altri paesi, cioè se riusciamo a Scanzano, a Novasili, a creare, individuare persone che vogliono creare, che creare dei comitati, dei gruppi analoghi a questo nostro, cioè una partecipazione assolutamente libera, non dà onere e non dà onore a nessuno, siamo cittadini che vogliono organizzarsi per difendere il loro territorio, quindi ben venga l'idea individuale delle persone, perché così magari i prossimi incontri, le prossime manifestazioni, o se dobbiamo anche non escludere di manifestazioni anche un po' più corpose e partecipate, è giusto che partecipino tutti quanti. Quindi questa è la seconda cosa che volevo dire, cominciamo a pensare anche in questi termini. E quindi avete notizia, cercheremo di avere notizia anche di questo. La cosa poi più importante, su questo poi concludo, io personalmente ritengo che forse finalmente abbiamo in tanti preso consapevolezza che stiamo vivendo una fase che dal punto di vista della tutela ambientale e della salute, perché le due cose vanno insieme, è una fase di assoluta emergenza. È un momento storico nel quale
non pensare, continuare a stare tranquilli come se nulla fosse, ma probabilmente le tante cose che accadono, Mariangela prima purtroppo è andata uno spaccato che riguarda tanti, le tante cose che accadono ci fanno riflettere seriamente, cioè mantenere la testa china, la testa bassa, dire sì, non serve più. È stato fatto per tanti anni, adesso con la testa l'abbiamo alzata, non la passiamo più, manteniamoci sempre svegli, manteniamoci, coordiniamoci, manteniamoci uniti, nel senso che dobbiamo cercare di fare rete, a prescindere, lo dico fino alla nausea, dai colori, dalle ideologie, poi ognuno fa quello che vuole, non è quello il problema, però concretamente, quando si tratta di queste persone, cerchiamo di non perdere la bussola, di mantenerci tutti uniti e tutti dalla stessa parte, e non escludiamo, lo ripeto, non escludiamo l'idea che in piazza davvero ci scegliamo con l'aiuto di tutti quelli che ci credono, di tutti quelli che sono convinti come lo siamo noi, e l'unione fa la forza, senza pensieri. Può essere pure che un incontro, magari vogliamo che... E infatti, sì, no, l'ultima cosa che dico, naturalmente, è che adesso c'è stato questo incontro, noi proveremo tutti informati su tutto quello che succede. Per esempio, se abbiamo l'analisi, lo pubblichiamo, se ci sono novità di rilievo, riconvochiamo un ulteriore incontro con la speranza che ci siamo sempre, e che anzi siamo sempre più presi. Ma scusi, noi abbiamo un senatore che si chiama Latronico, giusto? Sì. È ancora influente questa persona? Non è mai stato. No, non ho mai sentito dire niente su questa situazione. Non possiamo chiamarlo. E adesso di diventare senatore ce ne sono tanti, quanti deputati siano andati? Ma i deputati la maggior parte sono dei 5 Stelle, ma questi un giorno dichiarano una cosa, come hanno fatto sabato scorso qui, hanno detto che saremo a vostra disposizione, l'altro giorno hanno dichiarato tutto a posto, quindi sono come gli altri, lasciamoli perdere. Come che si dice? Sì. Che la signora parlava del nazionale, più che il potere popolare è quello più forte di tutti, quindi siccome siamo nella fase preelettorale regionale, secondo me avete ancora più forza di sbattere pure sul tavolo, è un consiglio che vi do. Comunque la cosa importante, credo che sia chiaro per tutti, noi non dobbiamo parlare della presa, adesso dobbiamo far valere la nostra voce, questa è l'unica cosa che conta, il modo per farlo lo facciamo, lo troviamo insieme, però se noi cominciamo, vedi l'atteggiamento, io non voglio fare politica, e poi concludo davvero, l'atteggiamento del comune tutto in questo momento, ringrazio l'acquedotto, ringrazio Paolo, ringrazio voi, dalla luce vino. Noi non va bene questa cosa, noi ancora non ci abbiamo visto chiaro, vogliamo vederci chiaro, porca miseria. Ecco perché abbiamo bisogno di una porta e dobbiamo andare tutti insieme a porta. Scusate, l'unica cosa, cioè quindi le ultime analisi che sono state compaminate sono quelle dell'acquedotto, che dovrebbe essere controllato e si controllerà dove. E vabbè, ma che ha dato conferma quello dell'acquedotto, cioè invece da conferma quello dell'ARPA ha dato conferma dell'acquedotto. Grazie a tutti, grazie a tutti.